Buongiorno a tutti, sono il professor Livio Sbardella, il direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila. Ho già dato il benvenuto al parterre di colleghi che parteciperanno a questo seminario, che daranno, che animeranno questa iniziativa. Saluto tutti gli altri partecipanti, gli studenti e chiunque si sia collegato per partecipare a questo seminario, a questa iniziativa. Premetto che abbiamo avuto un problema tecnico col professor D'Arcangeli, che è l'organizzatore di questa giornata di studi, di questo seminario, che però speriamo risolva presto in modo tale da potersi collegare e poter entrare nella stanza elettronica insieme agli ospiti. È un'iniziativa, lo dicevamo proprio adesso con i colleghi, in particolare col professor Spadafora, di grande interesse culturale. In realtà i nostri colleghi di scienze della formazione si misurano sempre con problematiche di ampio interesse culturale nella società attuale, quindi non solo tematiche di attualità, ma anche tematiche importanti sotto il profilo della storia degli studi, perché insomma questo seminario è dedicato alla figura di un gigante nella storia degli studi della formazione e dell'educazione, come John Dewey. Non voglio rubare altro tempo prezioso all'iniziativa, perché siamo già in ritardo per i motivi tecnici a cui facevo riferimento prima, ma discutevamo poco fa dell'importanza che sul piano della diffusione di queste iniziative stanno avendo i mezzi digitali, che favoriscono una partecipazione, semplificano e favoriscono una partecipazione molto ampia. Però devo dire che da direttore di dipartimento mi piacerebbe tornare ad ospitare queste iniziative in presenza nel dipartimento, come parte della nostra vita universitaria. Insomma, mi piacerebbe conoscere i colleghi prestigiosi di persona, poter stringere loro la mano e non con questa socialità sempre un po' da mezzi busti, insomma, come la definisco io. Però va bene, i tempi sono quelli che sono. Dobbiamo anche ringraziare, fare tesoro di questi mezzi tecnici che ci permettono comunque di portare avanti le nostre attività culturali e di farlo anche bene, con numeri importanti, quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Detto questo, io ripeto, non rubo altro tempo prezioso all'iniziativa, cedo la parola a questo punto al professor Livio. Spada. Ah, Livio. Ecco, finalmente Marco, abbiamo Marcantonio D'Arcangeli. Non so come ho fatto. Bravo, viva Marco! Non so come ci sono riuscito. Quindi va bene, a questo punto siamo al completo. Abbiamo bravo, Marco. A te e a tutti i colleghi chiedo scusa per questo inconveniente. Procedi tu allora, procedi tu, il direttore ci ha fatto i saluti. Io cedo la parola a Marco Antonio D'Arcangeli, ringrazio di nuovo tutti, a cominciare da lui, e buon lavoro, buona giornata. Grazie della sua attenzione. Scusate, io non posso trattenervi perché alle 10 ho un'altra riunione, quindi grazie Marco Antonio. Ti chiedo scusa perché, ciao Livio, veramente è stata... Come sa il direttore, siamo continuamente collegati dalla mattina alla sera con questo, non è mai accaduto, insomma, anche partecipato di recente a una conferenza organizzata da un seminario organizzato dal collega Alessandro Vaccarelli sulla Montessori usando questa piattaforma Cisco Webex e non ho avuto problemi. Non so cosa sia accaduto questa mattina, vi chiedo scusa e a questo punto innanzitutto vi ringrazio di essere presenti e di aver accettato così, diciamo, quasi in modo plebiscitario, insomma, questa di partecipare a questa iniziativa, che sono molto onorato di aver organizzato e di poter ospitare. Diceva giustamente Giuseppe Spadafora che siamo molto in ritardo, quindi anch'io per il momento mi riservo eventuali considerazioni personali e riflessioni, diciamo, magari in corso d'opera, ma adesso direi di iniziare subito i lavori dando, diciamo, la parola alla professoressa Luciana Bellatalla, che appunto li inaugurerà, che direi, insomma, col suo volume del 99, John Dewey e la cultura italiana,
del Novecento ha, diciamo, dato il via a tutto, diciamo, un discorso che arriva a questo gruppo di studi, anche insieme ovviamente al professor Spadafora e insieme a Mauro Astriano e a tanti di voi. Io sono forse arrivato anche un pochino dopo, insomma, però voglio ricordare affettuosamente, parlando di Luciana Bellatalla, ricordo sempre quel suo volume su Pietro Siciliani, perché è stata la mia prima pubblicazione a stampa, la recensione di quel volume uscì nei primi anni 90, quindi anche con affetto passo la parola alla professoressa Bellatalla. Grazie, io ringrazio tutti per avermi coinvolto in questa avventura di questo gruppo che ha taciuto per qualche anno, ma che già aveva cominciato a lavorare durante la consigliatura antecedente della SIPED, e credo che sia una bellissima occasione per ritrovare, anche se in questi momenti così emergenziali, come si è detto, e un po' umanamente non del tutto gratificanti, perché appunto tutto quello che possiamo offrire è soltanto virtuale, una stretta di mano, un caffè, un sorriso, è tutto virtuale, quindi manca, diciamo, la parte più di vicinanza, però credo che sia una bellissima occasione per ritrovare tanti amici che avevano cominciato a lavorare, mi ricordo, a Ferrara e non solo, su questi temi giuliani. Do anche il benvenuto alle new entries, che ho visto sono abbastanza numerose, di nuovi adepti del nostro settore, e quindi sono lieta di partecipare, ringrazio tutti quelli che mi hanno coinvolto. Devo dire che Pino parlava dell'importanza di queste riflessioni, perché Dewey è un autore diffuso a livello planetario, diciamo, come si è presentato come autore, personaggio che ha girato il mondo durante la sua esistenza, ci ha consegnato una lezione che è stata una lezione filosofico-pedagogica un po' per tutto il mondo. Ricordo il numero speciale dedicato nel 16 dalla rivista spagnola Espacio, Tempo e Educación, proprio sulla diffusione di Dewey nel mondo, e poi siamo pieni di pubblicazioni a questo riguardo. Ma credo che sia tanto più importante qui da noi, perché la storia di Dewey in Italia è sempre stata una storia un po' controversa, un po', diciamo, uso un termine improprio, ma che vi prego di capire in tutta la sua complessità, oltre che nella sua ambiguità, anche un po' manipolata. È la storia del primo Novecento, quando si è tentato di ascrivere Dewey in tutti i modi nelle file degli idealisti, la diatriba con Croce su arte come esperienza, che poi Dewey stesso troncò, giustamente, ne è una testimonianza. E poi nel secondo dopoguerra, quando finalmente le letture di Borghi e di Visalberghi sono state esemplari e hanno rinnovato del tutto l'approccio a Dewey, anche tutte le ipoteche ideologiche che sono calate su Dewey, e da parte dei marxisti e da parte dei cattolici, fino a un momentaneo oscuramento della fama di Dewey e dell'importanza di Dewey per i nostri studi. Io mi sono laureata nel 72 con una tesi sull'educazione estetica, anzi sull'estetica di John Dewey e con i suoi riflessi sull'educazione. In quel periodo era una cosa un po' da minoranza, un po' da nicchia. Poi negli anni 80 questo grande revival, che non è mai finito e che ci ha portato oggi, visto e considerato che io continuo a lavorare su Dewey, sto lavorando anche ora a una monografia che spero
nel giro di un anno o due veda la luce, ma è piuttosto complicata, un po' lunga, mi obbliga a molte letture, a molte revisioni e quindi mi ci vuole un po' di tempo, anche perché, come chi mi conosce sa bene, non ho soltanto Dewey nel pensiero, ma c'ho anche le riviste, c'ho anche l'associazione, eccetera. Quindi lavoro un po' anche per intervalli talora. Ecco, mi accorgo ora, mentre sto lavorando su Dewey, che c'è una pletora di pubblicazioni su Dewey e ci sono molti che non hanno mai trattato Dewey e che pure presentano dei volumi qui in Italia su Dewey. E mi accorgo che molti dei pregiudizi che credevamo di avere sfatato una volta per tutte stanno ritornando. Uno dei pregiudizi che ritornano continuamente è quello che fino al secondo dopoguerra Dewey fosse del tutto sconosciuto in Italia. Questo mi rende molto felice perché vuol dire che ho scritto un libro per nulla. Insomma, per dimostrare che c'erano addirittura tesi di laurea negli anni 40, ma nessuno si è premurato di vedere perché e come mai queste cose potevano essere dette. Quindi ci sono dei pregiudizi, Dewey viene tirato, io me ne accorgo facendo referaggi, eccetera, un po' per la camicia da tutte le parti. Allora io credo che un gruppo di studi dewiani che ritorni a confrontarsi su questi temi, a partire dai documenti dewiani, dai testi dewiani, dalle interpretazioni che sono state date anche nel mondo, in particolare negli Stati Uniti, dove volente o nolente la contestualizzazione di Dewey è la più forte, perché Dewey è un figlio del suo tempo che ha preceduto di molto il futuro, che l'ha anteveduto, che è stato utopicamente uno sfidante del suo presente, però è nato lì, si è formato lì e ha anche tutto il portato della cultura statunitense alle spalle. Il suo idealismo, il suo Hegel è un Hegel filtrato dalle letture dei trascendentalisti americani e quindi è importante il rapporto con gli Stati Uniti. Ecco, credo che per tutti questi motivi un gruppo come il nostro sia importante perché ci permette di fare il punto sulla situazione e di richiamare anche l'attenzione su quei pregiudizi, su quei luoghi comuni, su quelle anche vorrei dire scorciatoie interpretative che non sono mai morte quando trattiamo di Dewey. Forse perché Dewey è così importante che in qualche modo lo vogliamo accanto a noi nelle nostre riflessioni sull'educazione, che non ci accorgiamo talora di fare alcune semplificazioni. Dico una cosa sola, che sarebbe necessario, qualcosa si è mosso in questo senso, ma qualcosa ancora si deve muovere, sarebbe necessario procedere anche a una revisione delle traduzioni di Dewey. Io cito sempre, perché mi sta molto a cuore, Arte come esperienza è una traduzione fatta da una persona come Maltese, che era sicuramente non l'ultimo arrivato, ma che è una traduzione fortemente ideologica, perché impregnata di quella visione idealistica a cui Dewey doveva essere piegato, non solo, ma anche di quella distinzione tra il filosofo e il pedagogista, che è indebita perché Dewey ha un unico pensiero, in cui filosofia e pedagogia, o come lui la chiamava, filosofia dell'educazione, si mescolano, si articolano e diventano sempre più complessi. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto che voglio sottolineare, poi lascio la parola a Maura perché non credo sia il caso di insistere oltre, il secondo punto è che mi pare che in questo periodo stiamo dando importanza alle cosiddette opere minori di Dewey. La Pennacchini, Maddalena Pennacchini, mi ha coinvolto nella traduzione dell'operetta del 9 sui principi morali nell'educazione,
e la ringrazio perché ha avuto, diciamo, buon fiuto nel trovare questa operetta e nel volerla presentare al pubblico italiano. Ecco, anche questa è una pista da seguire, perché Dewey non è solo nelle opere maggiori, Dewey è anche nelle opere cosiddette, non si sente l'audio? In cui completa, articola, talora approfondisce con quel suo modo particolare di tra il lusco e il brusco, sembra che ripeta quello che ci aveva già detto e in realtà ci offre altri elementi di riflessione. Quindi mi pare che la pista delle nuove traduzioni, almeno per alcune opere, perché alcune sono state ritradotte, altre sono state un po' riviste, come il caso della collega Bove, che ha presentato, mi pare, Come pensiamo, no? Se non ricordo male, sono state un po' riviste, però lasciate nel loro contesto, diciamo, originario. Sarebbe il caso di riprenderne altre e di fare una traduzione veramente nuova, perché ci permetterebbe di vedere Dewey davvero in un'ottica rinnovata. E poi questa pista delle opere minori, che ora che abbiamo l'opera omnia a disposizione possiamo anche godere, insomma, pienamente. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non aver rubato troppo tempo perché siamo tanti. E a Maura. Grazie, grazie Luciana. Ti ringrazio per questa lucida apertura e anche, diciamo, sottolineare che lui in realtà molto spesso è stato misinterpretato, no? E letto attraverso, appunto, delle torsioni, vuoi una torsione, appunto, idealistica, vuoi una torsione, appunto, in altre direzioni, il che di fatto, insomma, da una parte è una risposta dei tempi, no? Cioè, in alcuni momenti storici Dewey è stato un po', osteggiato oppure, appunto, piegato in qualche modo alla cultura mainstream. E quindi è importante darne una lettura filologicamente corretta, ma anche una lettura che tenga conto che sia, diciamo, realizzata attraverso una coscienza storica, no? Di quella che è l'evoluzione del pensiero. E penso ad esempio quanto la matrice darwiniana del pensiero di Dewey, no? Che è una matrice importante, di fatto sia poco messa in luce, mentre invece secondo me rappresenta un elemento importante sul quale riflettere, così come il suo rapporto mai interrotto, ma sempre un po', diciamo, dialettico, no? Dinamico con il pensiero di Hegel, no? Il che appunto rende molto difficile iscrivere Dewey all'interno di una cornice idealista, o anche il suo rapporto con Kant. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti, ma gli aspetti che mi preme sottolineare è che sono aspetti che hanno a che fare con l'attualità del pensiero di Dewey oggi, cioè perché è così importante. Noi ci troviamo di fronte a un bivio, adesso dobbiamo ripensare i sistemi educativi. La pandemia ne ha messo in evidenza tutte le debolezze, le fragilità e anche gli elementi di obsolescenza. E se noi utilizziamo un framework dewiano per ripensare, diciamo, gli assetti dei sistemi, dei processi educativi e anche delle pratiche dell'educazione, andiamo in una direzione autenticamente democratica, no? Quindi a servizio dello sviluppo di una società democratica in cui si realizzano anche degli ideali di giustizia sociale. Questo secondo me è importante, quindi rilevare anche la dimensione politica del pensiero di Dewey, nel senso appunto di una politica orientata alla realizzazione di un ideale democratico vero, no? Autentico. Democrazia come stile di vita, come possibilità di partecipazione di tutti, no? Alla vita politica, produttiva, culturale. E quindi rispetto a questo io mi ricordo che anche tu ti sei occupata anche della sua relazione con Jane Addams, si è occupata anche di Jane Addams, e penso che recuperare anche questo aspetto, no? L'aspetto della giustizia sociale, dell'impegno sociale di Dewey a fianco di Jane Addams sia un filone importante, proprio per ripensare
sostanzialmente in chiave politica, culturale, sociale, il riassetto dei sistemi educativi. D'altra parte, molto spesso appunto di Dewey, appunto, si dice Dewey è il filosofo del learning by doing, quindi di fatto si collega Dewey soltanto a un modello pedagogico appunto molto spinto su un attivismo all'acqua di rose, mentre noi sappiamo che Dewey è diciamo, l'autore che ha promosso il pensiero riflessivo all'interno dei processi educativi, all'interno dell'apprendimento. Quindi secondo me questo è un aspetto sul quale questo è un aspetto che mi è molto caro e sul quale penso che si debba proprio insistere per ripensare come dobbiamo immaginare il curriculum, la relazione tra le discipline, la didattica tra le discipline. E un altro aspetto importante, l'esperienza della scuola di Chicago, che Dewey ci presenta come un esempio di ricerca educativa, no? Cioè è proprio la scuola di Chicago, lui dice, noi ci siamo confrontati con dei problemi emergenti dal contesto, quindi il modello dell'inquiry incarnato, no? Concretamente, e abbiamo cercato di dare delle risposte operative. Quindi questo modello, che in realtà non è mai stato studiato in modo veramente approfondito, filologicamente attento, no? Riprendendo, ricostruendo, no? Tutta la vicenda della scuola laboratorio, secondo me dovrebbe essere anche un altro filone che poi penso che ci consente di riprendere quello stimolo anche che aveva portato Giuseppe proprio all'inizio, no? Ripensare Dewey anche in funzione delle pratiche educative, no? degli assetti, dei setting educativi e delle modalità di lavoro didattico. Quindi penso che abbiamo tanta carne a cuocere in questo gruppo e abbiamo le competenze per affrontare tutti i temi che sono in campo. E, tra l'altro appunto ho messo nella chat, vi ricordo, ma magari appunto quello diciamo anche pubblicamente, che pandemia permettendo, i vaccini diciamo alla mano e card vaccinale alla mano, se tutto funziona ci sarà una memorial conference proprio a Burlington nei giorni, nella data di nascita di Dewey, quindi tra l'8 e il 9 ottobre del 2021, è un weekend, no? E c'è un call aperto, un call for proposals aperto da parte della Dewey Society che scade al 1 giugno, quindi mi farebbe piacere che da questo gruppo partisse una proposta di panel, no? Da presentare a questa conference, che magari insomma, qualcuno di noi o tutti noi magari potessimo andarci a fare questo weekend a Burlington tutti insieme. Grazie. Manda la call per favore. Sì, l'ho messa adesso nella chat, ma adesso poi me la mando per email. Grazie. E poi ci incontriamo, io ho creato, ormai tecnologicamente offriamo così, ho creato un gruppo Teams, come avete visto, e quindi magari il primo tema, il primo punto all'ordine del giorno, il primo incontro del gruppo Teams, che sarà dopo questa nostra uscita pubblica, no? Quindi ci costituiamo diciamo ufficialmente, quindi cominciamo già a lavorare operativamente, sarà proprio come organizzarci per rispondere alla call e preparare un panel. Marco. Pino, allora intervengo io, Marco, allora intervengo io. No, io devo ringraziare Marco Antonio d'Arcangelo e l'Università dell'Aquila per aver organizzato questo primo incontro che, diciamo, fonda ufficialmente l'avvio dei lavori di questo gruppo SIPED, no? Che peraltro c'era già stato, quindi ringrazio anche con questi problemi tecnici, anzi proprio perché ci sono stati problemi tecnici ti dobbiamo ringraziare ancora di più per questo tuo impegno, diciamo, organizzativo, e il direttore Sbardella, che è stato molto
molto attento e molto gentile a partecipare. Io ringrazio Luciana Bellatalla e Mauro Astriano, che rappresentano probabilmente la tradizione degli studi di Uyan e il futuro, ecco, degli studi di Uyan. Io mi metto un po' a metà strada, diciamo, tra le due esperienze, quella di Luciana, voglio dire, il suo libro fondamentale che chiarisce le questioni, diciamo, il rapporto della cultura italiana con il discorso di Uyan, e poi anche il lavoro fondamentale di Mauro Astriano e il suo collegamento continuo, ecco, molto più del mio, con gli studiosi americani, voglio dire, sulla questione di Uyan. Ecco, io in questo momento sono collegato proprio con l'Università di Kerbondel, dove peraltro è stato chiuso il centro di UI, ecco, è bene dirlo. Io devo dire che mi sono litigato pure con il rettore, diciamo, dell'università, perché sono stato l'anno scorso e ho fatto quel video lì, grazie a questo studioso Randall Lockshire, che insegna all'Università di Kerbondel. Larry Hickman, che è il direttore del centro di Uyan, si è messo in pensione. Quindi c'è anche negli Stati Uniti un vuoto, nel senso che, voglio dire, con la chiusura del centro di Uyan, che è confluito nella Morris Library, voglio dire, noi abbiamo anche negli stessi Stati Uniti un vuoto. E invece questo vuoto, diciamo, organizzativo, secondo me deve essere riempito, ecco, riempito, perché lui è molto, diciamo, ancora diffuso nel mondo, ed è molto anche studiato, diciamo, in varie parti del mondo. Ecco, qual è, secondo me, il problema epistemologico fondamentale? Io sono ormai un vecchio arnese dell'epistemologia, credo di essere l'unico sopravvissuto in servizio del mitico gruppo epistemologico, no? Che annoverava Granese, La Porta, veniva pure Bisalberghi, Massa, venivano tutti, Cambi, ecco, venivano un po' tutti. Ero il più giovane, quindi ancora, io ho altri 4 anni e dovrei essere quello in servizio che rimane, diciamo, da questa esperienza. Perché dico questo? Perché il problema di Dewey è sempre stato, sia negli Stati Uniti, sia nel mondo, sia in Italia, questo difficile equilibrio tra l'autenticità dell'interpretazione, quella che, diciamo, contestualizza l'interpretazione nella specificità dell'atmosfera culturale, e devo dire che non c'è mai stato nell'ambito degli studi americani, forse la biografia di Westbrook è quella più, diciamo, la biografia meno, diciamo, ideologizzata, secondo me, che ha tradotto Teodora degli anni scorsi, l'abbiamo in italiano, ecco, è l'unica traduzione in una lingua non inglese, e praticamente c'è sempre stato questo problema. Se voi ricordate, grazie alla, forse questa è la mia opinione, cattiva interpretazione di Rorty, noi abbiamo avuto un grande rilancio del pensiero di Dewey, perché il problema di Dewey è stato sempre, proprio perché, come dice McDermott, è un pensiero a ragnatela, perché ha ragione Luciana, cioè è importante la struttura delle opere fondamentali, ma anche la secondary literature, la letteratura secondaria, voglio dire. E quindi, onestamente, è stato sempre il grande problema di lui. Forse per essere un pensatore visionario, che vedeva nella centralità della scienza, della tecnologia, l'elemento fondamentale per costruire la democrazia, e noi abbiamo la tradizione di Heidegger,
Pensate a tutto quello che ancora ci dice Galimberti, no? Sulla tecnica, che la tecnica uccide, che la tecnica limita, eccetera. Ecco, forse per questa sua contemporaneità non si è mai creato, a mio avviso, un equilibrio tra l'autenticità del pensiero, tra la lettera e lo spirito, tra l'autenticità del pensiero e la Wirkungsgeschichte, cioè la storia degli sviluppi critici del pensiero. Cioè in realtà lui è sempre usato e c'è poco da fare. Forse anche Wieselberghi, Borghi, che non avevano, diciamo, l'edizione critica, e hanno dovuto, diciamo, usare una parte di lui. Vi faccio un esempio: le fonti di una scienza dell'educazione, pochissime la conoscono negli Stati Uniti, per noi è un testo fondamentale. Il concetto di arco riflesso in Italia pochi l'hanno lavorato, invece per gli americani, diciamo, è fondamentale. Quindi c'è stata sempre questa distonia, no? Tra la dimensione autentica e l'interpretazione. Lui è stato usato, io dico, Baldacci l'ha detto espressamente, io mi ricordo Urbino, tanti anni fa, mi vergogno Marco, quando portai un video su Dewey, era il 2001, forse era pure all'Aquila anche, ma tanti anni fa, no, non lo anche diciamo. All'Aquila. Anche all'Aquila l'hai presentato. Anche all'Aquila, però prima Urbino dove c'era Wieselberghi, hai capito perché lo dico? Cioè praticamente Baldacci disse allora, ma stiamo parlando di 20 anni fa, ecco, disse, è stato usato, quindi noi dovremmo cercare, secondo me, come gruppo, ecco, di renderci conto che questo difficile equilibrio tra autenticità e utilizzazione è, secondo me, strutturale nel pensiero di Dewey, e che è difficile uscirne fuori. Anche Hickman, che diciamo ancora credo che sia il maggiore studioso al mondo di lui, insomma dà una sua interpretazione, mi spiego, cioè non decontestualizza in un certo senso il pensiero di lui. Noi che abbiamo questa tradizione filologica, in questo Marco è un maestro, anche Luciana, e voglio dire, ci troviamo delle volte in difficoltà proprio per questo. E allora io ho pensato, Maura, vedi se lo dico bene, proprio perché si trova questo difficile equilibrio ancora oggi tra autenticità e interpretazione. E Rorty, voi lo sapete meglio di me, legava Dewey a Wittgenstein e ad Heidegger, no? Come uno dei filosofi, diciamo, che giustificava addirittura il postmodernismo. È un ginza niente di lui col postmodernismo, no? Hickman ebbe un colloquio con Rorty, mi pare, in Brasile, in cui chiarirono questo aspetto, no? Allora, il problema fondamentale, secondo me, proprio in Italia, dove lui ha avuto la fortuna maggiore, ecco qua ha ragione Garen, Marco, cioè la fortuna maggiore perché? Perché di fatto ha fondato il significato della scuola democratica, c'è poco da fare, voglio dire, noi abbiamo avuto questi grandi maestri, io vorrei ricordare anche De Bartolomeis, che è vivente, De Bartolomeis mi pare che sia vivente, ma non so se dico un'imprecisione, però De Bartolomeis, vivente, che poi abbandonò la pedagogia, fece il critico d'arte, eccetera, fece altre cose, e Wieselberghi e Borghi, e voglio dire, proprio hanno creato un nuovo paradigma culturale della pedagogia italiana, la formazione degli insegnanti. E voi mi dite, senza le scienze dell'educazione, se si poteva costruire la formazione degli insegnanti? Non era possibile. Io ho avuto per tanti anni, ma ormai forse per troppi anni l'ho avuto, gestione, scienze della formazione primaria, dipartimento di scienze dell'educazione, scienze dell'educazione. E il concetto nasce da lì. E oggi addirittura è suffragato anche dalla normativa di riferimento. Cioè, se voi vedete il contratto collettivo
degli insegnanti del 2007-2018, l'articolo 27, si ispira sul concetto delle scienze dell'educazione. Quindi voglio dire, io direi che forse sarebbe opportuno, ecco, questa è la mia proposta di lavoro, ovviamente che ognuno si ritagli uno spazio all'interno degli studi su Dewey, perché ovviamente è l'incipit della sua azione, chi analizza come pensiamo, i principi morali, la letteratura secondaria. Io ho fatto recentemente, con l'aiuto di Marco e di Teodora, democrazia, educazione, eccetera. Però il problema è che ognuno deve avere un qualche suo interesse, auspicabilmente nella pedagogia. Attenzione a questo passaggio, che io teorizzo la connessione filosofia, educazione, democrazia. Negli Stati Uniti, Maura me lo insegna, è più difficile legare i tre momenti. Ecco, attenzione a questo passaggio. Quindi ognuno si può, diciamo, ritagliare il suo spazio, però è fondamentale, ecco, questa è la proposta che io vorrei fare, ecco. Così, ecco perché parlo dell'epistemologia, di questo progetto dell'epistemologia che poi fa lì, e parliamoci chiaro. Cioè l'epistemologia, sì, oggi c'è il discorso del gruppo teorico, però non c'è più il discorso dell'epistemologia. L'epistemologia era una teoria che, cercando di riflettere sull'identità della pedagogia, poi cercava di capire ma come si applica la pedagogia nella scuola, come si applica nella didattica. Ecco, questo era il tentativo, forse Massa tentò, voglio dire, in modo molto particolare questa connessione. Allora io direi di pensare innanzitutto a degli studi specifici, ognuno si ritaglia il suo spazio, ma a un progetto nuovo, ecco, che cerchi di legare la teoria di Dewey all'applicazione per definire una scuola democratica e una scuola inclusiva. Io la definisco di alta qualità. Io recentemente, Maura lo sa, venerdì scorso, sabato scorso, mi stavo mettendo a dormire, perché dalle 7:30 di sera fino a mezzanotte, un altro poco mi mettevo a russare, quindi immaginate un po' che figuraccia avrei fatto con i colleghi. Ho partecipato a un convegno sulla creatività, di Kerbon, con i polacchi, che sono pure molto bravi, diciamo, in questo settore. E ho fatto una domanda a una studiosa che ha parlato, una giovane, un'emergente americana, che parlava, voglio dire, della democrazia in Dewey. Ho detto, ma forse in Europa stiamo andando oltre questo processo per costruire la scuola inclusiva. Quando ho detto scuola inclusiva, Marco, e questa mi ha guardato strano, voglio dire, perché non la concepiva, attenzione a questo passaggio, si chiama Laura Müller, voglio dire, molto brava, una ragazza rispetto a me, ovviamente, ecco, non rispetto a voi, rispetto a me. E quindi il punto fondamentale, secondo me, questo gruppo potrebbe ripensare, oltre uno studio specifico su Dewey, un nuovo progetto della scuola democratica. Maura ha colto nel segno. Lo spirito della scuola laboratorio di Dewey, che per 7 anni lega la ricerca universitaria, diciamo, all'azione pratica, alla comunità di pratica, da dove sorge? La Philosophy for Children, da dove sorge? Scusatemi, io sarò rimbambito, ma è una cosa abbastanza evidente questa. Quindi voglio dire, noi potremmo lavorare nella duplice direzione, ognuno ritaglia un suo spazio, diciamo, però poi come gruppo, sulla base delle riflessioni su Dewey, ecco lo spirito del gruppo epistemologico, dà delle idee nuove per costruire la scuola e l'educazione del futuro, anche durante la pandemia. Ecco, questo è secondo me, diciamo, come la vedo io, ecco, posso sbagliare, ecco perché volevo anche sentire. Questo sarebbe il progetto molto ambizioso,
voglio dire, quello di tentare di fare quello che i padri fondatori della scuola italiana, che sono stati gli Ugani, parliamoci chiaro, è inutile che sono stati gli Ugani, è stato Vesalberghi, è stato Borghi, è stato De Bartolomeis, è stato La Porta che si definiva un Ugani, anche Broccoli che era un marxista, un mio maestro, il mio maestro era un marxista, e aveva in lui un punto di riferimento fondamentale anche per criticare. Quindi io direi rilanciamo lui per progettare un nuovo sistema educativo nella scuola in Europa autenticamente inclusivo e di alta qualità. Questa sarebbe una bellissima iniziativa che mi farebbe andare in pace in pensione, voglio dire, e mi farebbe ritirare dalla scena in modo molto felice, ecco, di tentare di ripensare questo nuovo paradigma. Ecco, questo è il problema centrale. Un nuovo paradigma educativo della scuola italiana. Scusate che io parlo troppo, sono logorroico, quindi mi blocco. Marco, tu mi devi bloccare. Carovino, no, guarda, grazie, abbiamo... e scusatemi che della no, abbiamo in realtà che parlo troppo. Pino, grazie. Mi sentite? Sì, mi senti. Sentite, perché a questo punto non so se ti sentiamo, Marco. Sì, Pino, in realtà ci sarebbero ancora 10 minuti, Posso aspetta, parlarti 10 minuti e poi mi stono. A me sembra che anche, diciamo, le professoresse Belladalla e Striano, insomma, siano, forse avrebbero ancora... E allora ritornano, no? Loro su questi argomenti, magari che più... Al limite possiamo, no, io volevo anche sottolineare questo, che vedendo, facendo una presentazione velocissima di tutti, perché, e poi anche con qualche spunto magari per qualcuno in particolare, però... Bisogna dire che nei curriculum, insomma, dei docenti, lo dico per i ragazzi che ci stanno ascoltando, che diciamo nei curricula dei docenti, degli studiosi che state ascoltando, c'è comunque in tutti, come filo conduttore, sicuramente insieme una, diciamo, degli interessi ovviamente filosofico-pedagogici, ecco, e soprattutto di teoria della conoscenza, diciamo, di studi del funzionamento del pensiero, dei meccanismi dell'apprendimento, del funzionamento della mente, ecco, quindi questo aspetto, diciamo, di epistemologico, ma anche, diciamo, di studi della biologia, dei meccanismi anche neurofisiologici in alcuni casi, insomma, del funzionamento del pensiero. Quindi lo studio della conoscenza e anche però una forte spinta, diciamo, di pedagogia sociale, di studio anche dei meccanismi di esclusione e di inclusione in qualche modo, l'impegno sul versante dell'inclusione, che è anche un secondo momento importante, e lo studio della cittadinanza, cioè diciamo degli aspetti legati alla cittadinanza. Anche in relazione a questi studi, diciamo, anche e soprattutto all'educazione degli adulti, non soltanto, diciamo, per quelli che sono gli aspetti legati, diciamo, al sistema scolastico. Quindi, diciamo, il tema della costruzione, no, di una pedagogia, in qualche modo, della, diciamo, di rifondazione della democrazia, se mi passi fino a questa espressione, insomma, ecco. Perché poi io direi che forse una parola, direi, magica, secondo me, di lui, che dovremmo riprendere tutti in considerazione, è proprio questo termine della ricostruzione, che implica, diciamo, riprendere, però anche rifondare, insomma, no? Ecco, allo stesso tempo. E credo che, diciamo, il tema della ricostruzione del pensiero, ma anche della cittadinanza, ma anche e soprattutto della democrazia, sia quello più attuale, insomma, ecco. A cominciare forse anche proprio da un approfondimento di questo concetto di inclusione, che, insomma, adesso viene definito in alcuni ambiti addirittura la cifra, insomma, della pedagogia contemporanea, e che però presenta, a mio modo di vedere, può presentare anche delle ambiguità, cioè come questi contenitori onnicomprensivi nei quali rischiamo un pochino anche di... No? Di smarrire la concretezza, insomma, dell'azione. Quindi penso che lui
per approfondire e per robustire questo concetto di inclusione possa essere molto utile, insomma. Segnalavo fra le cose che, insomma, anche come informazione, che per esempio, ecco, Borghi, il classico di Borghi, Educazione e Autorità dell'Italia Moderna, nell'Italia Moderna, sarà pubblicato dalla casa editrice dell'Università di Studi di Firenze alla fine di quest'anno, quindi questo volume tornerà nuovamente disponibile. Secondo me è importante, perché diciamo ecco, forse è l'incipit, insomma, no, di quell'operazione complessa politico-culturale, insomma, che mossa appunto da Firenze, insomma, no, la cosiddetta scuola di Firenze, insomma, da Ernesto Codignola, con tutte le contraddizioni del caso, insomma, però da tutte da approfondire, appunto, Lamberto Borghi e via dicendo, insomma, gli studiosi che ha già ricordato il professore Spadafora, che si univano, insomma, a questa impresa, dove ecco, l'ultimo avviso alberghi, dove lui appunto subì, cioè, fu oggetto, diciamo, di una diffusione importante, diciamo, di una con traduzioni, con, diciamo, una veramente un'esplosione, insomma, di Uiana in questi anni 50, anche fino agli anni 60, ma noi avevamo, certo, l'esigenza era di costruire, diciamo, una pedagogia, diciamo, della democratica, anche nel senso poi di muoversi, no, fra i due grandi blocchi, insomma, che erano quelli della politico-culturale del tempo, che erano quello marxista e quello cattolico. Ecco, indubbiamente queste esigenze condussero anche, diciamo, a questi aspetti, a dei travisamenti. C'è però da dire che, insomma, è un po' un destino questo, diciamo, di tutte le pedagogie mondiali, insomma, no? Come era stata nell'ultimo 800 quella di Dewey, quella di Herbart, della prima pedagogia mondiale, e a seguire poi nel 900 di lui la stessa Montessori. Cioè, queste pedagogie che raggiungono, insomma, che hanno questa capacità diciamo diffondersi, di aderire ai diversi contesti culturali, allo stesso tempo in questi contesti politico-culturali subiscono anche, diciamo, delle traduzioni, tradimenti che, di adattamento a questi contesti. Non so, appunto, forse per ulteriori considerazioni non mie, ma ovviamente dei nostri ospiti, insomma, importanti, ecco, ripeto, non starò qui a snocciolare i curriculum, ma, insomma, la professoressa Bella Dalla con i suoi studi di Uiani, ma anche per esempio con le sue ricerche nell'ambito storiografico e di storiografia dell'educazione e dei rapporti tra storiografia dell'educazione e epistemologia pedagogica, insomma, scritto pagine fondamentali, come adesso Maestriano, che ha anche, diciamo, no, rappresenta anche la prosecuzione, insomma, di una scuola importante dell'Università di Napoli, diciamo, fra i suoi maestri e i suoi allievi. Di ricerca, dove appunto l'impegno, diciamo, pedagogico-sociale e quell'epistemologico e di teoria della conoscenza sono, diciamo, coniugati in modo importante, in modo originale. Voglio ricordare, essendo presente a Luciana Belladalla, un nome importante con cui lei, insomma, è molto legata, insomma, ha costruito un sodalizio importante per la storia della pedagogia italiana, quello di Giovanni Genovesi. Ora, e che appunto sarebbe, insomma, avrebbe da dire molte cose sulle cose di cui stiamo parlando. Ora direi che forse potremmo anche passare alla seconda parte ma ovviamente è soltanto una scansione, diciamo così, pratica, insomma, no, ma siamo tutti un coro importante di studiosi, di punti di vista da ascoltare. Io non vedo bene, diciamo, purtroppo dal computer, non vedo bene il numero di partecipanti, ma non mi sembra che ci sia la insomma, Chiara Bove, cioè, Francesca Bruso, diciamo, la collega di Roma. Chiara Bove c'è? Sì. Ah sì, ecco, allora c'era, perché aveva dei problemi
di ritardo, ma insomma, colpa di ritardo l'ho fatto più io, quindi alla fine i ritardi sono. No, Francesca mi aveva invece avvisato che aveva dei problemi di salute, purtroppo fastidiosi, insomma, non gravi, nel senso, diciamo, peggiore del tempo, insomma, aveva questi problemi di salute, non sapeva se sarebbe stato possibile connettersi, speriamo che magari ci raggiunga più tardi. Io adesso direi, appunto, quindi passerei la parola a Chiara Bove, con dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. È stato appena nominato Riccardo Massa, quindi insomma le posso dare la parola a partire da questo nome e cognome, insomma, no? Che il professore Spadafora opportunamente ha chiamato in causa. Prego, prego. Grazie a tutti. Mi sentite? Sì. Benissimo, benissimo. Allora, prima di tutto un ringraziamento davvero, è un onore per me essere qui, quindi vi ringrazio moltissimo per l'invito. È un onore ed è anche, come diceva qualcuno poco fa, un'occasione straordinaria, perché io questa mattina mi sono detta finalmente parliamo di qualcosa che ci riguarda, ci tocca da vicino, no? Come dire, un gruppo di studio, quindi l'idea di essere in un gruppo di studio e non in una riunione operativa trovo che sia davvero un invito a pensare, come ci direbbe Dewey. Quindi un onore da tutti i punti di vista. Io ho studiato Dewey originariamente, ovviamente leggendo i suoi testi in lingua originale quando ero studentessa, poi l'ho ripreso più avanti, l'ho conosciuto approfonditamente quando lavoravo negli Stati Uniti, e ha ragione il collega Spadafora, perché lì le fonti non erano assolutamente così note, molto più note Esperienza Educazione, per esempio, e altri suoi testi. Arrivo a conoscere Dewey, soprattutto a occuparmi di Dewey da ricercatrice empirica. Io sono un'allieva di Susanna Mantovani, che penso molti di voi conoscano, che a sua volta riprendeva Lucia Lumbelli, la quale Lucia Lumbelli lavorò molto su Dewey, l'idea dell'ipotesi, i concetti e tutto ciò che orienta poi la pratica della ricerca empirica. Lumbelli era un'appassionata di Dewey e soprattutto un'appassionata della concettualizzazione deweyana, quindi non un fare ricerca che diventi un'operosità o una proceduralità sganciata dalle teorie. Quindi l'interesse per Dewey nel mio caso nasce proprio un po' al contrario rispetto a quanto ho sentito fin qui, e quindi per me è un'occasione davvero di apprendimento lavorare con voi, perché nasce dal campo, quindi facendo la ricercatrice empirica, occupandomi di infanzia, risaliviamo alla logica della ricerca deweyana, ma anche proprio all'idea di Dewey di appassionarsi a questa idea di riflessività di cui ha già parlato Maura, che nei bambini, lo sapete meglio di me, e lo dice Dewey stesso, quell'infaticabile curiosità che i bambini hanno e che noi ci siamo un po' scordati per una serie di vicende esistenziali e non solo. E perché mi sono interessata e impegnata, soprattutto perché è stato un lavoro e chi fa queste cose sa bene, non facile, perché mi sono impegnata nella ripubblicazione di Come pensiamo? Perché insegnando metodologia della ricerca pedagogica all'università e anche pedagogia e cultura dell'educazione agli antropologi, quindi un lavoro bizzarro da un punto di vista intellettuale, eccetera. Insegnare pedagogia agli antropologi, veramente una sfida, io insegno anche alla magistrale antropologica, quindi un doppio salto mortale, mi sono chiesta da dove parto, e quindi ho deciso che una delle cose più interessanti poteva essere proporre agli antropologi democrazia ed educazione, quindi io adotto tra l'altro il testo del collega Spadafora, ovviamente. Ed è veramente anche lì ci sarebbe da lavorare. E dall'altra invece lavorare con gli studenti della magistrale pedagogica partendo da Come pensiamo. E quindi per una questione molto pratica e pragmatica, la bellissima traduzione a mio avviso di Guggione Munroy del 61 non era più disponibile, e quindi a un certo punto ho detto qua c'è bisogno, e c'è bisogno perché gli studenti, non so se capita anche a voi, non leggono Dewey, non vanno alle fonti. Per me questa è una cosa impressionante. Com'è possibile non andare alle fonti, benché le riletture critiche siano interessanti? Se non vai all'originale capisci ben poco, e già andando all'originale poi devi tornare alle riletture critiche. E quindi vedendo e sentendo gli studenti che citavano la riflessività senza sapere, come dice Maura, da dove viene, piuttosto che altre mille cose, mi sono detta no, qui è urgente tornare indietro. E quindi mi sono impegnata in questo lavoro e ho deciso insieme all'editore di non ritradurlo, perché la traduzione mi pareva molto ben fatta, ma ho fatto dei piccoli
così dei piccoli aggiornamenti che ho ritenuto necessari, con delle note per chi di voi l'ha visto, se ne sarà accorto ovviamente. Sentivo prima la professoressa Bellatalla che lo citava, quindi l'avrà sicuramente visto, e ho cercato un po' appunto di riportarlo per due ragioni: la prima per i nostri studenti, la seconda per gli insegnanti. E più diciamo lavoravo nella così ridiffusione di Dewey, adozione di Dewey anche in varie occasioni nei master di formazione per gli insegnanti, più mi rendevo conto che nel mondo della scuola è sconosciuto. E anche questo per me è un tema, una responsabilità, io la sento non da poco, perché proprio gli insegnanti che Dewey ci ha insegnato hanno il compito principale di formare il pensiero, di invitare e creare un ambiente che consenta ai bambini e ai ragazzi di pensare nel miglior modo possibile, non hanno mai letto Dewey e quindi non hanno questo allenamento al miglior modo di pensare. Questa mi sembrava una emergenza. E quindi mi sono impegnata in questo, non senza difficoltà ovviamente, in questo lavoro che spero possa dare, possa aiutare lo stesso Dewey, perché Dewey stesso scriveva nella sua ripubblicazione, quella del 33, se questo libro arriverà agli insegnanti avrà fatto il suo, davvero il suo corso, no? E quindi deve tornare lì, l'ha scritto per loro e deve tornare lì. Ultima riflessione, su che cosa sto ragionando in questi ultimi anni. Io mi occupo molto di metodologia della ricerca empirica, infatti coordino con Tarozzi questo gruppo Teorie e Metodi della Ricerca in Pedagogia, che originariamente avevano fondato Luigina Mortari e Massimiliano Tarozzi. Adesso ho la fortuna di lavorare prima con Luigina, poi adesso con Massimiliano, e quindi mi sto impegnando molto in una rilettura di Dewey, soprattutto per quello che ci può insegnare nel dibattito attuale sulla metodologia della ricerca, che è un dibattito che perde un po' di spessore a volte. Pensate all'evidence base, a tutto il dibattito sull'evidenza, eccetera, eccetera, non mi dilungo, lì c'è un gran bisogno di ritornare invece a questa problematizzazione del metodo, che non era procedurale, che non era dogmatica, eccetera, eccetera. Non vi faccio una lezione di Dewey perché siete voi a doverla fare a me, quindi mi taccio. Queste sono un po' le mie riflessioni, sono davvero onorata e vi ringrazio molto per l'invito. Grazie, ho avuto l'onore o il disonore di essere la prima, quindi ho rotto il ghiaccio, ma poi magari se mi viene in mente qualcosa mi permetterò di intervenire. Grazie, grazie. No, grazie, grazie a te. Direi che se poi alla fine abbiamo tempo sia anche utile, no? Tornare sulla... insomma, da Riccardo Massa alla Scuola di Firenze, Rossella Certini. Salve, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato, grazie per questa iniziativa. Saluto i colleghi che rivedo con piacere anche a distanza, ma con davvero tanto piacere. Che dire, la Scuola di Firenze, eccomi qua, sono allieva di Franco Cambi, per cui quando parliamo di epistemologia, quando parliamo di John Dewey, mi trovo sempre a casa, mi riconosco in tutte le suggestioni che stamattina ci avete già offerto, ci avete già dato, e vi ringrazio proprio nuovamente di aver riattivato questo gruppo di ricerca che mi è particolarmente caro, anche perché il mio insegnamento, uno dei miei insegnamenti più presso appunto l'Università di Firenze, proprio epistemologia pedagogica. Io insegno epistemologia pedagogica presso una laurea magistrale, poi insegno anche pedagogia generale nel corso di laurea che ha già citato Pino Spadafora, scienze della formazione primaria, e il nostro John Dewey è stato citato, sono state proprio citate le fonti di una scienza dell'educazione. Questa è una prima traduzione italiana della casa editrice La Nuova Italia, proprio fondata da Ernesto Codignola, per, insieme ad altri autori importanti già citati, il professor Borghi, il professor Laporta, si sono tutti adoperati proprio per divulgare in maniera organica i lavori, le opere, il pensiero di questo autore straordinario, che ancora è di un'attualità più che evidente. Gli studenti non lo conoscono abbastanza. Diciamo che nel nostro piccolo, come scuola fiorentina, cerchiamo sempre di riproporre all'interno dei corsi di studio, questo diciamo è un piccolo
primo piccolo passo che potremo fare proprio, e credo che ciascuno di noi lo faccia, di riproporre questi testi che sono dei classici sicuramente, ma sono fondamentali proprio per comprendere sia come si forma e si struttura il pensiero, la riflessione critica all'interno del fare e del pensare la pedagogia, o nel pensare quella scienza dell'educazione, come la definiva proprio John Dewey. In seconda battuta è proprio perché questo autore ci permette, attraverso tutta una serie di categorie a lui carissime, in primis la categoria dell'esperienza, di riconcettualizzare, come diceva appunto poco fa anche il professor Spadafora, ripensare questo rapporto tra vita sociale e vita scolastica, proprio rimettendo al centro questa categoria importantissima che è quella dell'esperienza. Ci sono tutta una serie di approfondimenti che sto facendo già ormai da alcuni anni e che mi appassionano particolarmente. Questo deriva proprio da quel PRIN degli anni 2000 dedicato proprio al neopragmatismo nordamericano, dove sono stata coinvolta in questo lavoro di scavo e di ricerca su articoli di riviste specializzate, tutte in lingua inglese, dove siamo andati un pochino a ricercare la letteratura critica, no? Delle letture critiche relative al pensiero di John Dewey, ma non solamente una lettura critica fine a se stessa, ma un renewal, cioè un rinnovamento, un rilancio proprio del pensiero dewiano. Questa lettura e letteratura specializzata soprattutto nelle riviste, sono articoli di riviste molto aggiornati, e sto continuando questo lavoro, sto continuando a leggere, sto continuando ad intercettare saggi e articoli su riviste in lingua straniera che parlano del lavoro di John Dewey, che approfondiscono il pensiero di John Dewey, che lo rilanciano, lo rileggono in chiave critica, a volte anche distaccandosi, prendendo delle distanze dal pensiero dell'autore nordamericano, ma delle letture importantissime proprio perché ci permettono anche in qualche maniera di ridefinire parzialmente e gradualmente quell'epistemologia pedagogica legata al pensiero di Dewey che sempre ci accompagna e che va sostenuta, va rilanciata, va riletta, decostruita e ricostruita proprio sulla spinta e sulla base di queste nostre ricerche contemporanee. Parlavate poco fa di questo principio di inclusione e stiamo portando avanti, personalmente come rappresentante dell'Università di Firenze, un progetto di ricerca internazionale che si intitola proprio Writing for Inclusion, no? Scrivere per l'inclusione. I partner europei poco conoscono di questa parola, proprio inclusione, di questo concetto importantissimo, ma noi il nostro sforzo anche come partner italiano è di legare nei nostri incontri internazionali questa parola inclusione proprio al pensiero di John Dewey, che mette al centro l'idea proprio di esperienza, di democrazia, di condivisione, per creare che cosa? Per creare inclusione. Ecco, ancora una volta devo dire che la letteratura dewiana, il pensiero di Dewey ci fa da guida. E all'interno di questo gruppo il mio intento sarebbe proprio quello di continuare a lavorare sull'epistemologia, perché è quell'aspetto al quale sono molto vicina e che continuo a coltivare da tanti anni, ma anche questo scavo intenzionale, questa lettura intenzionale di saggi e articoli di critica internazionale che rileggono e rilanciano il pensiero dewiano e lo rimettano al centro della pedagogia contemporanea. Questi potrebbero essere, questi sono, diciamo, sono i due aspetti ai quali tengo maggiormente. In questi giorni mi è arrivato questo librettino. Tra altre cose è di uno studente che ha tradotto un saggio inedito, non è tradotto in italiano, sui principi etici alla base dell'educazione, e lo sto leggendo con interesse, penso di poter anche
scrivere una breve recensione di questo testo, ma per dire proprio che c'è un interesse ancora, va sostenuto, e siamo noi come docenti a poter fare da collegamento proprio con gli studenti per sostenere queste strade, queste piste di ricerca. Vi ringrazio davvero tantissimo. Non ho nient'altro da aggiungere, grazie. Grazie. Solo uno spunto, che forse è uno degli aspetti importanti da riprendere di Juve, sia proprio, diciamo, il discorso della ricostruzione, sia proprio quello del rapporto, diciamo, fra fatti e valori, cioè fra la razionalità e il valore, insomma. La ricostruzione, diciamo, di un rapporto in questo senso conta una divaricazione, insomma, che in qualche modo c'è tra queste due sfere sempre più marcata, ed è poi una delle ragioni profonde, insomma, della crisi delle democrazie attuali. Ora la parola passa appunto a Valentina Paola Cesarano, che è dell'Università di Napoli Federico II, e che quindi, diciamo, è ambiente striano, diciamo così, no? È scuola striano, giusto? Prego. Sì, è scuola striano. Che è un onore, quindi, diciamo, con gioia, diciamo, con piacere. Buongiorno a tutti. Prego. Innanzitutto mi sentite? Riuscite a sentirmi? Sì. Io sono molto emozionata ed onorata di essere qui, sono una neofita, questo è il primo gruppo SIPED al quale partecipo, sono social junior, ho conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università Federico II di Napoli con la professoressa Maura Striano, la quale sono allieva, ho fatto una bellissima esperienza conseguendo anche un dottorato francese all'Università Paris Nanterre, e i miei interessi di ricerca che riguardano la pedagogia speciale e in particolar modo i processi di inclusione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con condizioni di disabilità mi hanno portato in questo periodo ad interrogarmi, come già è stato detto dal professor Spadafora e dalla professoressa Certini, a quello che può essere il contributo di Dewey per effettuare una lettura e una rilettura del processo di inclusione proprio a partire dalla concezione deweyana, quindi sulla base della concezione deweyana di vita associata, per riformulare l'idea dell'inclusione proprio nell'ottica di una partecipazione democratica. E inoltre, anche se Dewey non parla direttamente della disabilità, il mio interesse era anche quello di capire come insieme poter problematizzare la nozione di condizione di disabilità proprio a partire dal contributo di Dewey, e in particolare spulciando la biografia di Dewey, mi è sembrato interessante esplorare la sua esperienza, un'esperienza appunto personale, di genitore di un ragazzino in condizioni di disabilità, quindi la sua esperienza di adozione di Sabino, e di come poi nella narrazione storica Sabino viene presentato, diciamo, viene reiterata purtroppo l'immagine del ragazzino, della persona in condizioni di disabilità, come rappresentante di una tragedia personale. Quindi si parla di lui come malato, come zoppo, vengono appunto riportate anche le esperienze di ospedalizzazione di Sabino, di come Dewey e sua moglie Alice lo sostenessero in questo percorso, però appunto reiterando questa vision della disabilità come tragedia personale. Quindi mi interesserebbe esplorare la narrazione storica legata a questo pezzo di biografia di Dewey, ma interrogare la sua esperienza di genitore di una persona in condizioni di disabilità, quali sfide, a partire anche dal contesto politico e socioculturale, ha dovuto appunto affrontare per promuovere l'inclusione di suo figlio. Quindi il mio interesse si attesta sia rispetto ad una rilettura del processo di inclusione in chiave deweyana, ad una problematizzazione della condizione di disabilità a partire dalle teorizzazioni di Dewey, e questo affondo più, diciamo, biografico e storico, anche poi guardando alla politica oppressiva
di quei tempi, anche rispetto a delle, appunto, alle categorie relative appunto alle persone in condizioni di disabilità. Quindi questo, diciamo, è il mio interesse. Per me, soprattutto, partecipare a questo gruppo è un'importante esperienza di formazione e di apprendimento. Grazie, io ho terminato, sono stata breve. Bene, allora ci spostiamo verso il centro, nel cuore d'Italia, l'Umbria. Abbiamo la collega Giovanna Farinelli, Università degli Studi di Perugia, del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia, che è professoressa associata di Pedagogia Generale. Prego. Bene, grazie, però sono veramente felice di essere all'Aquila e grande, come ho già espresso al direttore del dipartimento, un grande affetto ci lega, mi lega all'Aquila per varie ragioni. E innanzitutto complimenti per il nome del dipartimento Scienze Umane, avete avuto questo, diciamo, capacità di sintesi, non altrettanto noi, per cui qualche secondo in più ci è voluto nel pronunciare il nostro nome. Sì, noi siamo stati proprio era la mia proposta, no? Noi abbiamo avuto, nel momento in cui abbiamo istituito, fondato il dipartimento, la mia proposta era Scienze Umane, no? E quindi complimenti per questa capacità anche di, tra l'altro il professor Sbardella mi pare che sia di lingua, letteratura greca, quindi ancora una volta una sottolineatura dell'importanza dei classici. Io quindi, ecco, oltre a questa dimensione anche personale e affettiva, sono in debito enorme con la professoressa Maura Striano, un debito di, come dire, che risale, ho conosciuto Maura negli anni 90, dottoranda lei di scienze dell'educazione, e grazie a lei, grazie a Maura, ho riscoperto John Dewey, che ovviamente nel corso dei miei studi filosofici, il dottorato in scienze dell'educazione era tra i classici, ma soprattutto, ecco, questa idea anche della professoressa Striano, che è partita, no? Mi ha colpito qualche mese fa, qualche tempo fa, di proporre una lettura dei classici, e tra l'altro complimenti anche perché questo si chiama gruppo di studi, e credo che in questo caso la parola studio, studium rispetto a ricerca o pseudo ricerca o una ricerca che scimmiotta la ricerca scientifica pura, non c'è che dire, siamo, come dire, abbiamo dei criteri e delle modalità diverse delle quali dobbiamo essere orgogliosi e non vergognarci, questo è l'aspetto importante, perché essere sperimentali, essere quantitativi, essere analitici a tutti i costi non premia, rischiamo di essere una mezza via, quindi questa, l'importanza della lettura dei classici che anche la professoressa Bove ha ricordato, spesso la nostra didattica, e io come didattica sono presente nei corsi di scienze della formazione primaria, scienze motorie sportive e infermieristica, quindi scuola, sport, salute, è veramente un filo stretto che lega, e trovo anche tra i ragazzi collegamenti e riferimenti, le mie, diciamo, la partecipazione anche qui è stata condivisa con loro nella chat di Teams, quindi cerco di rendere anche, come dire, trasversale questa idea di educazione e pedagogia che spesso è misconosciuta, quindi questo aspetto importante che hanno ricordato prima la professoressa Striano, poi la professoressa Bove, della lettura delle fonti dei classici, perché spesso e troppo spesso anche nei corsi di carattere scientifico professionalizzante si utilizzano eccessivamente gli effetti speciali, le cosiddette diapositive o slide. Il sapere dei nostri ragazzi non è conoscenza diretta, che dico, John Dewey o altri autori, ma di come dire, una omogeneizzazione, quindi non c'è questa conoscenza delle fonti e non c'è questa ricerca, quindi ripartire dalla lettura dei classici, tra cui John Dewey, quindi questo è l'aspetto. Poi importante è quello che io anche nel nostro dipartimento, in quello che era l'istituto di pedagogia,
devo collegare, quindi questa sarebbe un po' la mia intenzione, forse un'ambizione eccessiva, la figura del filosofo pedagogista Aldo Capitini, perché intanto Aldo Capitini mi pare il primo incarico di pedagogia negli anni 40, l'ho avuto a Pisa, però poi a Perugia, nell'anno prima all'Università di Cagliari, poi nell'anno accademico 64-65, è partito proprio anche a Pisa, naturalmente, da questa lettura e questa attualità di John Dewey. E tra l'altro la cosa molto importante per la quale, ecco, spero di poter avere anche dei materiali, perché abbiamo un bel fondo della figura di Aldo Capitini qua a Perugia, il fatto di la sua, ecco, nel suo percorso, quello che chiamiamo, che si chiamava programma di studi universitari, proponeva agli studenti la lettura della Costituzione italiana. Io l'ho rifatto 10 o passa anni fa, e un collega del dipartimento si è ricordato di questa, diciamo, operazione di lettura della Costituzione in chiave pedagogica, quindi col recupero, come si diceva prima, dell'educazione civica e l'importanza di democrazia e educazione di John Dewey nel fatto di creare, no, una scuola che preparasse alla vita democratica, che fosse esperienza di vita democratica. Quindi direi l'attualità e la modernità di Capitini, che tra l'altro ha subito le stesse più o meno torsioni, subisce le torsioni che ha avuto John Dewey. Anche a Perugia è stato, come dire, strumentalizzato, non conosciuto, comunque utilizzato in chiave sicuramente non pedagogica, per cui questo tentativo di rileggere Dewey attraverso Capitini per ridare a Dewey in Italia, a Perugia e a Capitini il giusto ruolo tra filosofia morale, tra filosofia dell'educazione e pedagogia, perché di fatto, ecco, non c'è da vergognarsi se una matrice teorica prevale, è studio, non è ricerca scientifica pura, è lo studio, è la lettura, è la conoscenza storica, quindi credo che questo sia assolutamente importante, per cui spero di riuscire a trovare materiali e di poter riportare, no, questa figura di Capitini e Dewey a quello che è un po' la, diciamo, l'attualità anche della modernità. Ecco, poi volevo rispondere, prima si parlava di inclusione come parola, mi pare che fosse il professor Spadafora, che negli Stati Uniti è chiaro che la parola inclusione è un anacronismo, se mi posso permettere. Negli Stati Uniti l'inclusione è presente nella vita. Io ho avuto il piacere, modo di essere dal 77, ecco, il mio primo viaggio negli Stati Uniti è stato nel 1977 all'Università di Northridge in California, e io ricordo da allora, poi sono tornata tante volte per varie ragioni, e io ho sempre percepito questo senso di libertà e responsabilità, di inclusione effettiva, cioè forse è un termine che non serve, perché io ho trovato, al di là dei recenti episodi di cronaca, razzismo, che anche a me pare parlare di razzismo anacronismo oggi, perché abbiamo superato, dobbiamo aver superato, perché altrimenti parlare di inclusione si rischia di trasformarla in esclusione. Quindi credo che gli Stati Uniti abbiano superato il problema dell'inclusione, perché l'inclusione è effettiva. Questa è la mia percezione di giovane studentessa allora, e di, diciamo, ecco, conoscitrice in parte di quello che è il grande lavoro di Dewey. Quindi su questo debito, questo coinvolgimento di Maura Striano, e la ringrazio perché mi permetterà di approfondire alcune lacune, non lo nascondo, della figura di questo grande autore. Per cui, ecco, credo che mi impegnerò e soprattutto sosterrò questa modernità, anche questa attualità della figura di Aldo Capitini. Per cui grazie a tutti e spero di non avervi fatto perdere troppo tempo. No, grazie. Anche Capitini aveva il dono della sintesi, educazione aperta. Dice tutto. Purtroppo. Il titolo dice tutto, no? Educazione aperta. Sì, tranquillamente, ecco, andando qua, a democrazia, l'atto di educare, ad esempio, uno dei testi, e in particolare, ecco, il capitolo sul maestro, dove
si sottolinea, no, di nuovo di Dewey, la scuola e il maestro come costituiti per colmare il dislivello tra le generazioni adulte, quelle messi in adozione per qualche anno dalle letture, queste sono, come dire, amante della riscoperta dei classici, quindi prima l'introduzione, il professor Sbardella mi ha proprio, era un invito a nozze, anzi l'ultimo mio intervento al brainstorming d'Ateneo è stato in lingua latina, non ho utilizzato I care, ma mi cordi est, a proposito del dovere di connessione, perché credo che la riscoperta, il presente valga se noi ci rivolgiamo anche al passato, non possiamo dimenticare le nostre radici, quindi ben venga soprattutto la sensibilizzazione nei confronti degli studenti della riscoperta, della lettura dei classici. Mi chiedeva un ragazzo ieri che cosa, diciamo, cosa fare per poter comprendere la realtà. Io ho risposto leggere a partire da Omero, Esiodo, tutti i nostri classici, quindi credo che in questo caso la lettura approfondita con la nostra guida possa ridarci una visione nuova anche della realtà. Grazie ancora a tutti. Bene, radice classica che c'è anche in altri partecipanti a questa tavola rotonda, studi classici come ad esempio Teodora Pezzano, ma ne parleremo poi, perché ho il turno della professoressa Manuela Gallerani, che è l'ordinaria di pedagogia generale del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, intitolata Giovanni Maria Bertin, che diciamo è anche un po' il punto di partenza, no, e di diramazione delle sue ricerche, il problematicismo di Giovanni Maria Bertin. Quindi devo dare la parola. Grazie per avermi dato la parola. Chiedo scusa se non avvio il video, ma è solo per problemi di connessione, quindi spero che mi sentiate. Sì. E per il momento procederei solo con l'audio, poi quando non parlerò attiverò il video, se siete d'accordo. Beh, appunto, quindi evitiamo altri imprevisti. Grazie innanzitutto per l'invito, grazie per chi ci sta ospitando e soprattutto ai nostri tre coordinatori della TAL, Striano e Spadafora, che ho avuto modo di conoscere da molto tempo, insomma, perché da molto tempo sono all'interno dell'università. Devo fare una piccola premessa e spero che questo non dispiaccia. Io ho scelto questo gruppo subito di primo acchito, quando Maura mi ha mandato l'invito, però purtroppo io sono già anche nel gruppo teoretico di Baldacci e nel gruppo sull'educazione ai generi, quindi potrei stare nel vostro gruppo, ma diciamo non in modo ufficiale. Me lo permettete, se è possibile, se è lecito, oppure no, e mi taccio. Spadafora, non la sentiamo. Manuela, come ti avevo detto, per me volevo dire, credo, è in continuità ed è insomma, veramente importante che tu ci sia anche come guest. Come guest, ecco, come ospite, credo che ci possa essere come ospite. Io anche infatti, secondo me. Come ospite anche al gruppo di K, Carlo K, quello dell'educazione comparata, come ospite, non come partecipante. Ecco, va bene. Sì, perfetto. Sì, anch'io. Beh, allora, okay. Per tutti e tre, benvenuta come ospite. Grazie, sono davvero molto onorata, grazie pubblicamente e grazie ad ognuno di voi, grazie anche a tutto il gruppo se potrò restare. Come ha anticipato il professor D'Arcangeli, io lavoro all'Università di Bologna, come ho detto, da tanti anni, sono ordinario però da pochi anni. E il nostro dipartimento è intitolato Giovanni Maria Bertin. Non a caso il mio contributo a questo gruppo sarà proprio sull'approccio bertiniano, quindi l'approccio problematicista in rapporto all'approccio dueyano. Perché? Perché Giovanni Maria Bertin è già in Educazione alla socialità, che è del 1962, propone una sua lettura critica di John Dewey ed è una lettura
ovviamente non cattolica, ma laica. Prima Luciana ci ha illustrato bene quali sono state le storture, quali sono state le derive di letture troppo a destra o troppo a sinistra. Bene, la lettura di Giovanni Maria Bertin proverò a dimostrare come sia stata sufficientemente equilibrata. Dico sufficientemente con cognizione di causa, anche perché in realtà Bertin era molto deciso nelle sue posizioni. Mi riferisco in particolare alla posizione che ha assunto invece nei confronti della Montessori. Quindi il fatto che sia stato uno dei primi grandi sostenitori della pedagogia e della filosofia di Dewey, devo specificare ancora meglio della filosofia dell'educazione di John Dewey, perché Giovanni Maria Bertin è stato un filosofo dell'educazione, lui amava definirsi più filosofo dell'educazione, così poi come ha dimostrato nel corso della sua ultima produzione scientifica, che si è proprio curvata sulla filosofia e sull'estetica. Ma andando con ordine, filosofia dell'educazione dewiana riletta secondo l'approccio problematicista di Giovanni Maria Bertin, e io ho individuato almeno alcune categorie tra cui le valenze socio-educative dell'educazione e l'educazione etico-sociale. Io mi concentrerei su questo aspetto specifico, che mi permette di indagare sia Dewey sia Bertin in un parallelismo che mi sembra ancora attuale, ma ovviamente, come hanno detto alcune persone che mi hanno preceduto, questo è un gruppo in cui si discuterà molto, si rifletterà molto, e io ho soltanto da imparare dai nostri tre maestri. Cito solo loro perché insomma sono i coordinatori e hanno l'esperienza teoretica più forte rispetto certamente a me. Per quanto riguarda l'educazione etico-sociale, perché proprio questo tipo di curvatura e lente di ingrandimento su un aspetto, se vogliamo, minimo, ma è un aspetto minimo che mi permetterà poi di ragionare sul tema dell'educazione come processo continuo, processo che dura nel corso del tempo, quindi nelle diverse età della vita, e con modalità che sono sia etiche ed estetiche, senza dimenticare che Bertin pone l'accento sulla ragione. Quindi le due filosofie critiche, quella bertiniana e quella dewiana, sono due filosofie critiche e radicali, dove la ragione assume ruoli differenti nei due approcci, ma rimane sempre un congegno critico regolativo, come dice appunto Bertin. Un congegno critico regolativo per indagare la problematicità dell'esistenza umana, e la problematicità che ha indagato Bertin era diversa rispetto a quella attuale, ma a ben vedere le sue indicazioni, la sua teoresi, secondo me, è ancora straordinariamente attuale. Non a caso io propongo Bertin non solo perché il nome tutelare della nostra università, ma Bertin, Dewey, la Montessori sono i riferimenti che io propongo ai miei studenti. Partiamo da lì e poi vediamo tutti gli autori successivi. Vediamo però come da lì si è partiti per rifondare una filosofia dell'educazione che non c'era probabilmente prima di Dewey, una filosofia dell'educazione concepita in questa ottica. E un'ottica che è stata ripresa ampiamente da Bertin, personalizzata da Bertin, centrando l'attenzione anche sulle relazioni complesse e dinamiche che sono sottese ad ogni comportamento umano, e in particolare ogni comportamento di relazione sociale. Bertin parlava sempre di una socialità che è un essere sociale come modo di essere, ma anche una socialità come contributo alla collettività. Quindi lo sporcarsi le mani nel reale di Dewey è
sposato pienamente anche da Bertin. Forse mi devo fermare, non ho calcolato il tempo, non so se sono stata sufficientemente chiara, ma se non lo sono stata, accetterò di buon grado tutte le vostre domande. Grazie, grazie molte per avermi accettata. Ciao, perfetto, sia nei tempi, sia nella chiarezza come intervento. Noto ancora un legame che si istituisce per processi di, di costruzione della conoscenza, una pedagogia sociale intesa in senso ampio, il ritorno della dimensione etica, l'inclusione e la democrazia. Mi sembra che questi termini stanno tornando in tutte le presentazioni. E ora passiamo a Anita Camigna, dell'Università di Ferrara, del Dipartimento di Studi Umanistici, anche questo è un titolo breve, professoressa di pedagogia generale e sociale, legata, allieva dei professoressa Bellatalla e del professor Genovesi, sempre stato, penso, e con loro, presente in tante imprese, culturali, in tanti progetti di ricerca, in tante pubblicazioni, e con questo, con loro, studi sia di carattere teorico, ma anche di carattere storiografico. Allora, parola. Grazie. Sì, la mia storia naturalmente culturale, professionale e anche di apprendimento affonda le radici nella relazione con Luciana Bellatalla e il professor Giovanni Genovesi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti storici che rappresentano un po' l'inizio della mia attività all'università, è vero. Vi ringrazio molto per questa occasione di confrontarmi con voi con questi temi, ringrazio i colleghi, i maestri, gli organizzatori. Devo dirvi con molta emozione che io non sono l'esperta di Dewey e quindi forse le cose che vi dirò non vi sembreranno un granché, vi chiedo perdono in anticipo, però è anche per questo motivo che accolgo con molto piacere questa occasione di approfondimento con amici vecchi e nuovi e con colleghi che sono molto più esperti di me. La linea di riflessione che vorrei sviluppare si focalizza in parte sull'approccio dello studioso americano alla logica. Negli ultimi 20 anni della mia ricerca, infatti, mi sono spostata molto sugli aspetti epistemologici della ricerca educativa. E adesso insegno pedagogia alla triennale ed epistemologia alla magistrale, che partirà fra poco. Quindi si tratta chiaramente di un approccio, quello di Dewey, che a me è sembrato molto innovativo rispetto alle posizioni del pragmatismo, ma anche rispetto alle posizioni dominanti nello scientismo della filosofia analitica e più di recente della filosofia della mente. Qui lo spunto naturalmente mi è giunto dal libro di Maura Per una storia educativa dell'indagine, riflessioni pedagogiche sulla logica di John Dewey. Ed è da questa prospettiva che a mio parere emerge la fiducia dell'autore di Dewey nella conoscenza scientifica, una conoscenza che è intrinsecamente democratica. Per le sue potenzialità sia in senso evolutivo sia nella prassi politica, come in quella educativa, entrambi individuabili nella forma attivistica che compete agli esseri umani liberi grazie allo strumento del pensiero. E qua mi è sembrato fondamentale, fra gli altri, il libro di Giuseppe Spadafora, L'educazione per la democrazia, che ringrazio anche per l'entusiasmo giovane che ci trasmette. E poi un altro aspetto molto interessante che mi piacerebbe in quest'ottica di analisi della logica dewiana approfondire riguarda la coincidenza che l'autore ha avuto con gli studi del biologo francese François Jacob, premio Nobel del 1965, che è un autore che io amo molto, ancora una volta ve lo dico da persona ignorante, perché io non sono una biologa, però ho letto tutto quello che ho potuto, perché questo autore mi ha entusiasmato. E io qui vorrei proporre una parte della mia ricerca, perché
è molto interessante questo concetto che la logica stessa evolve ponendosi come scienza empirica che studia le attività conoscitive degli esseri umani e quindi nello specifico i processi della ricerca del sapere scientifico. Ed è molto interessante da questo punto di vista un'affermazione che mi è rimasta nella mente, nel cuore, quando l'autore dice è infatti il metodo scientifico che ad un tempo costituisce e rivela la natura delle forme logiche. Mi è sembrata un'affermazione che è molto interessante. Ora, forse una originalità di Dewey sul tema consiste proprio nella convinzione che il mancato rinnovamento della logica come scienza sia destinata ad avere riscontri negativi sulla cultura in generale e sullo sviluppo sociale in particolare, perché verrebbe a mancare una adeguata indagine sui metodi e sulla loro efficacia, e nonché anche l'incapacità di cogliere le connessioni delle problematiche complessive, quindi questo richiamo anche ad una visione prospettica degli studi, a me sembra di grandissima importanza. Il senso del limite in Dewey forse lo si coglie nella visione strumentalistica del linguaggio, che tramite l'impiego di simboli consente la trasmissione di idee e l'allargamento dell'esperienza, che però nell'individuo è inevitabilmente limitata. Quindi il linguaggio è in grado di dare ordine ad atti empirici e di renderli disponibili in altri contesti. Tra virgolette, quella metacognitività a cui faceva riferimento François Jacob. Quindi la strumentalità dei mezzi di espressione non ha nulla a che vedere con la ragione strumentale individuata da Weber e portata avanti dagli studi della scuola di Francoforte e poi approfondita soprattutto da Gregory Betts, un altro autore che io amo molto, perché lo strumentalismo non calcola vantaggi o svantaggi, come è nell'ottica del capitalismo maturo e oggi forse, anzi sicuramente, di questo neoliberalismo sciagurato, ma organizza diversi fattori a disposizione per cercare risposte a problemi, instaurando una dialettica fra i dati dell'esperienza e le facoltà del pensiero. Una dialettica che ricorda naturalmente l'approccio critico trascendentale di Kant, che è stato, fra l'altro, come certamente voi sapete meglio di me, l'oggetto specifico della tesi di laurea del nostro studioso. Accenno in estrema sintesi alle ricadute che questa linea di indagine sulla cultura in generale può avere anche riguardo agli aspetti prassici dell'educazione, alla sua eredità appunto, come già ci aveva illustrato il libro di Luciana Bellatalla, a mio parere un libro fondamentale, Il mio Dewey, riflessioni sull'eredità dewayana. Un dato macroscopico preoccupante credo che oggi lo possiamo cogliere nel ritardo evolutivo delle scienze umane rispetto alle scienze della natura. Forse a causa della mancata unificazione delle prospettive logiche. Io credo che questo possa avere degli aspetti anche oggi evidenti sui limiti della democrazia e della sua espansione, che forse è rimasta come in una logica troppo unidirezionale e troppo poco prospettica, come invece ci illustrava il pensiero di Dewey. Perché? Perché è, a mio parere, questa logica unidirezionale ancora troppo legata all'integrazione tra scienze dure e tecniche. Sì, è vero, abbiamo, come già anche prima si metteva in luce all'inizio di questa bellissima riunione, abbiamo imparato a dare valore alla tecnica, però in gran parte facciamo ancora fatica a capire gli effetti che l'utilizzo massivo della tecnica ha avuto sulle relazioni umane e in particolare sulla convivenza civile. E mi piace ricordare anche che negli studi sull'educazione l'autore parla di ingegneria sociale.
a proposito della relazione fra tecnica e relazioni umane e i suoi risvolti sugli aspetti educativi. A me sembra che sia un'immagine molto efficace, che ci offre un quadro identitario chiaro della coerenza di ricerca del nostro personaggio. Quindi, proprio per dare così a dare corpo a questa coerenza, vorrei prendere in esame, ai fini di una continuità metodologica, le fonti di una scienza dell'educazione dove emerge appunto questa difficoltà che il discorso pedagogico ha incontrato nella sua storia e l'importanza del confronto con tutte le discipline umanistiche e con i loro modelli di indagine, ma anche con le discipline scientifiche, comprese la biologia. Perché per affrontare, come ci sollecitava il professor Spadafora all'inizio della sua bella relazione, per affrontare le sfide della contemporaneità, che è contrassegnata da un vertiginoso cambiamento e la cui complessità emerge forse in modo oggi drammatico in tutti i sistemi di vita. Io vi ringrazio molto, vi prego di perdonarvi se queste mie riflessioni vi sembrano certamente, come dire, all'inizio, ma insomma è un percorso che sto cominciando a fare e farò grazie al vostro aiuto e con la vostra guida. Grazie ancora. Grazie professoressa Gramigna. Siamo la parola a Maddalena Pennacchini, che è professoressa di pedagogia medica presso l'Università del Campus Biomedico di Roma e di pedagogia generale e sociale presso l'Università di Tor Vergata e autrice fra l'altro con la professoressa Luciana Belladella del volume John Dewey e l'educazione degli adulti. Buongiorno a tutti e grazie di avermi voluto nel gruppo, grazie Luciana delle belle parole che hai detto all'inizio. Io vi racconto invece, visto che sono in area medica e dopo anche in area sociale, qualcosa di... Non si sente bene. Non si sente bene purtroppo. C'è qualche problema all'audio. Ma forse meglio. Il mio microfono è attivo. Ora l'ho alzato completamente. Ora si sente meglio. Meglio. Perfetto. Altrimenti metterò le cuffie. Lavoro in ambito, come ha detto, medico e da poco anche in ambito sociosanitario perché ho avviato una bella collaborazione con la Fondazione Alberto Sordi e l'Associazione Alberto Sordi che sono un ente promotore, un ente gestore rispettivamente per nel sociosanitario con Roma Capitale per la gestione di centri diurni per anziani fragili. La cosa che può essere interessante è proprio partendo da quelli che erano i miei interessi originari su Dewey, cioè il concetto di interesse e l'educazione degli adulti, in particolar modo degli anziani, riuscire a calarlo nella concretezza proprio della progettualità. Prima Maura faceva riferimento alla scuola di Chicago e al modello concreto, incarnato. Devo dire che mi ha molto ispirato un po' perché anche Luciana ci aveva riportato all'attenzione sia la scuola e società sia l'educazione di domani, School of Tomorrow. E lì abbiamo cominciato ad avviare una serie di progettazioni di attività per anziani fragili proprio sul modello di Uiano, dove l'attività viene svolta anche e a favore degli anziani da dei volontari, quindi abbiamo i grandi anziani e i giovani anziani che partendo da quelli che sono stati i loro interessi, le loro attività svolte durante sia l'età, la vita pratica, la vita lavorativa, sia degli interessi coltivati a livello personale, quindi quel
cura, verso le proprie aspirazioni. Vi faccio un esempio che può esemplificare tutto. Uno dei nostri volontari è Giuseppe Sfligiotti, che se lo googlate, come oggi si dice, vedrete che è uno dei più grandi dirigenti dell'ENI, nonché allievo di Mattei. Lui, economista, studioso di economia a Londra, poi rientrato come dirigente, lavorato molto all'estero, appassionato di musica, di opera, e agli anziani fa attività musicale concreta con video, con ricerche, approfondimenti, e non potete immaginare quanto questo sia utile. Quindi adesso sarà da raccogliere un po' questa esperienza anche per farne delle pubblicazioni sistematizzate, ma sicuramente siamo riusciti a cararla in un concreto, tra l'altro devo dire con molta soddisfazione, e diciamo spostando l'attenzione, perché soprattutto per nei diurni per persone affette da Alzheimer è il modello montessoriano che viene proposto, senza nulla togliere a Maria Montessori, che comunque, per la quale ho comunque ammirazione, ma ritengo e mi sembra che anche sull'Alzheimer il modello di Uiano potrebbe essere più efficace. Però io in questo momento mi occupo di anziani fragili e quindi vi racconto questo. E l'idea di lavorare sul modello della scuola di Chicago non mi dispiacerebbe se Maura si avvia o chi con lei si avvia in questo percorso, ne sarei ben felice. Altra suggestione che mi arriva sia dal mondo sanitario che dal mondo socio-sanitario in periodo pandemico, soprattutto perché diciamo la richiesta arriva da situazioni concrete, da bisogni concreti di dialoghi con le realtà, non sto a dirvi e non mi dilungo, realtà ASL, realtà istituzioni, che cosa ci chiedono? Ci chiedono uno studio su i modelli e i paradigmi, anzi io l'ho esteso a paradigmi di cura, per avere poi dei modelli di cura più fittati, più calati magari nelle diverse realtà, e da cui poi generare anche diciamo quelli che sono dei modelli organizzativi. Vi confesso che in tutto questo la sollecitazione che arriva è importante, quindi il tentativo di rispondere va in questa direzione, se anche voi foste interessati. L'altro filone che proprio in linea che mi interessa si rifà al libro che diceva Luciana all'inizio, ed è l'educazione del carattere e l'etica della cura, proprio partendo da Dewey, perché ce n'è un grande bisogno, ora più che mai, nel mondo sanitario, ma non necessariamente, un po' esteso a tutti, perché abbiamo formato un po' troppo compitieri, piuttosto che persone capaci poi di pensiero riflessivo, e quindi di trasformarsi non tanto in manager, ma avere anche capacità direttive, quindi di saper scegliere, di saper procedere sulla base delle scelte con determinate virtù e via dicendo. Diciamo, questo è il panorama sul quale mi sto muovendo, oltre a dirvi che c'è un interesse è ancora presto per parlarne, per l'area tecnologica e per il digitale. Vi confesso che siamo riusciti ad attivare anche per gli anziani un centro online, vista la difficoltà anche per loro di potersi connettere, di potersi relazionare, quindi la loro attività in questo momento sono a distanza, come per gli studenti, come per tutti, e i temi in questo momento di pandemia li ho percepiti ancora di più proprio per gli anziani, di inclusione sociale, perché nonostante li abbiamo tutti vaccinati, gli operatori
genitori sono tutti vaccinati, non possono riprendere le attività ancora una volta perché il dialogo con le istituzioni è fermo, ma questo significa declino cognitivo, significa spegnimento della persona, significa una serie di problemi. I temi della democrazia mi sono cari proprio per altri motivi e quindi anche il discorso dell'impegno sociale che prima faceva riferimento Maura, anche ricollegandosi a quanto aveva studiato Luciana, Luciana non me ne volere, ma confesso che i tuoi studi su Jane Addams e l'impegno sociale non li avevo presenti, quindi ringrazio anche di questa sollecitazione. Sono tutti filoni sui quali volentieri mi inserirei con voi. Vi ringrazio infinitamente ancora. Non ti crucciare, sono studi del Giurassico, quindi non ti crucciare. Bene, grazie a Maddalena Pennacchini. Passiamo a Teodora Pezzano dell'Università della Calabria, del Dipartimento di Cultura, Educazione e Società dell'Università della Calabria, associato di Pedagogia Generale, una formazione di studi classici, poi tutto il Magistero e Giuseppe Spadafora, ha studiato di lui, ha studiato, diciamo, è stato uno dei pochissimi a studiare appunto il giorno di lui, proprio la formazione di Uiana e i primi scritti, la prima fase del suo pensiero, e anche autrice dell'importante biografia di Uiana di Westbrook. Prego. Grazie a tutti, buongiorno. Permettetemi di appunto ringraziare colui che mi ha invitato quest'oggi, amico, collega Marco, ovviamente i coordinatori di questo gruppo importante su Dewey che mi hanno riaccolta, è un onore. Veramente per me ringrazio la professoressa Striano, la professoressa Bellatalle in primis e il professore Spadafora, che come diceva appunto Marco è stato e continua ad essere ovviamente la mia guida principale, più significativa. Prima ovviamente ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto, coloro che verranno dopo e tutti i presenti. Volevo però prima di iniziare precisare che ovviamente in questa giornata, come anche nelle successive, cioè forse più avanti sicuramente, non è una mia intenzione fornire delle suggestioni, ma accogliere le suggestioni degli interventi precedenti e di quelli successivi, interventi che io ho ascoltato e ascolterò con grande attenzione. Facendo soprattutto i complimenti alla giovanissima, ho segnato il nome Cesarano, perché ha evidenziato un aspetto molto importante che io evidenzio solitamente durante tutti i miei corsi, cioè l'importanza, ovviamente studiando Dewey si focalizza l'attenzione su Dewey, cioè non trascurare gli elementi privati di un autore, soprattutto come un autore quale appunto John Dewey, e per poter ricostruire in maniera incisiva proprio la fase storica del pensiero di Uiano. Ecco, la ricercatrice Cesarano, la collega, ha messo in evidenza correttamente questo aspetto e a lei vanno quindi i miei complimenti per quanto ovviamente possono valere. Il mio interesse per coloro che appunto magari giustamente non mi conoscono, è come diceva il collega Marco, è nato tantissimi anni fa grazie all'enfasi, all'amore che il professore Spadafora mi ha trasmesso su Dewey, proprio attraverso la traduzione della biografia di Robert Westbrook, John Dewey and American Democracy, e partendo proprio da questa traduzione ho potuto evidenziare comunque alcuni nodi che tuttora non sono stati sciolti, che appunto presentano, che sono presenti nel pensiero di Uiano. In primis, come diceva giustamente la professoressa Striano, è sempre quel bacille hegeliano che continua
come un fantasma ad appalesarsi quasi in ogni discorso che si compie su Dewey. Nel mio percorso appunto di ricerca ho cercato di evidenziare attraverso gli scritti in lingua originale, quindi le fonti di prima mano, di evidenziare proprio questo aspetto. E in realtà Dewey non è che sia stato un hegeliano, un seguace di Hegel. Dewey è stato sicuramente un ottimo conoscitore di Hegel, grazie anche alla sua passione per il filosofo Kant, sul quale addirittura presentò una tesi di dottorato che purtroppo è andata persa. Quindi utilizzò, in un certo senso, concedetemi questo termine, utilizzò Hegel proprio per dimostrare dei limiti che la filosofia legata alla ragione e quindi alla metafisica di Kant aveva comunque portato nella filosofia. In realtà John Dewey sin da subito si manifestò oppositore di tutto quello che era poteva essere una forma di assolutismo, di dualismo. È vero quello che diceva la professoressa Bella Talla, cioè anche di una certa dell'influsso anche involontario, un'influenza involontaria che alcuni protagonisti della vita di Dewey, quale Morris ad esempio, ma soprattutto Green e Torrey, hanno avuto nella vita dell'autore. Se solo si pensa appunto che il primo scritto che Dewey riuscì a pubblicare fu pubblicato appunto nella rivista hegeliana, la più importante di quell'epoca, che era appunto di George Sylvester Morris, The Journal of Philosophy, of Speculative Philosophy. Quindi in un certo senso è stato facile cadere nella rete di coloro che hanno appunto definito Dewey un hegeliano, in un certo senso un assolutista, ma questo solo per elencare un elemento palese, ma tanti altri ce ne sono e si possono riscontrare in numerosissime opere, quale ad esempio quella del 1891, Outlines of a Critical Theory of Ethics, dove appunto Dewey, e quindi siamo nelle opere giovanili, sin da subito prende le distanze da Green, ovviamente con molta con scientificità, con diciamo una relazione molto scientifica, dimostra come la realizzazione dell'individuo non è una interpretazione metafisica, ma sottolinea come in realtà è presente nella ragione, è presente nell'individuo stesso, è presente nell'intelletto critico, perché appunto proprio in quest'opera Dewey sostiene che ciò che è veramente buono, e quindi qua si parla di morale, di etica, ciò che è veramente buono per me deve essere necessariamente buono per gli altri, altrimenti appunto il nulla di buono sarà fatto nel mondo. È chiaro che questo aspetto diciamo si distanzia da quanto Green sosteneva quando parlava della condotta, della morale e dell'autorealizzazione, perché quando si parlava della realizzazione del sé, Green definiva questo impossibile se si lasciava semplicemente alla ragione, all'interiorità dell'individuo. E questo è un elemento appunto che mi piacerebbe affrontare insieme a voi, un elemento che si lega inscindibilmente a quello che, come diceva il professore Spadafora, è stato forse in Italia diciamo non sufficientemente approfondito. La collega Spooner ne ha discusso, io diciamo nei miei limiti ho tradotto questo saggio ho lavorato e continuo a lavorare, che è appunto la teoria dell'arco riflesso. Questo saggio è perché è importante, non sto qui ovviamente perché gli altri lo conoscono meglio di me. È importante perché dà il via a quello che il cardine della filosofia e della pedagogia di Dewey, ovvero il principio di adattamento, che attenzione però non nasce in questo saggio, ma nasce nel 1886, quindi 10 anni prima, in Soul and Body. Perché questo è importante? Perché il principio di adattamento
in realtà poi si apre a quella che è la teoria dell'esperienza, che Dewey aveva indagato, aveva ricercato in tutta la sua lunghissima vita di studioso, appunto perché il principio, la teoria, diciamo, perché Dewey parlava non di principio, non di categoria, ma di teoria dell'esperienza, così come dell'educazione parlava di teoria dell'educazione. Riteneva appunto che l'esperienza era l'unico fondamento della teoria dell'educazione. Di conseguenza, la logica vuole che per comprendere la teoria dell'educazione dewiana è necessario capire come Dewey arriva a parlare e a scoprire appunto il concetto di esperienza, che nasce dalla confutazione della teoria dell'arco riflesso e degli studi di William James. Tutto questo, e mi accingo appunto alle conclusioni, tutto questo ovviamente non può slegarsi da quello che era il fine, la finalità di Dewey, ovvero creare questa società per alcuni utopica, per altri meno utopica, la società democratica, e anche questo è un elemento che nasce nelle opere giovanili. Tutto quello che spesso si dice di Dewey, giustamente utilizzando gli scritti della maturità, e soprattutto quelli presenti nella Other Works, a parte poi Democracy and Education, che è presente nella raccolta Middle Works, generalmente quasi tutti questi scritti nascono proprio nei primi, nelle Early Works, cioè è anche il concetto di democrazia. Infatti nelle traduzioni che abbiamo fatto insieme al collega Marco e al professore Spadafora è stato messo in evidenza come alcuni elementi di democrazia e educazione nascono già in The Ethics of Democracy del 1888, dove all'interno in realtà Dewey mette in evidenza un elemento che spesso viene taciuto, ovvero quello di organismo sociale. Ecco, a me piacerebbe insieme a voi mettere in evidenza in maniera molto chiara questo percorso, che ovviamente è complesso, come diceva Spadafora, utilizzando la metafora di John McDermott e a ragnatela, quindi molto vischioso. Però mi piacerebbe capire come nella scuola di oggi, che spesso trascura, mettendo da parte il periodo ovviamente alienante in cui ci ha condotto il Covid purtroppo, come il laboratorio, come tutti questi elementi, quindi la teoria dell'esperienza, la teoria dell'educazione, possono rientrare anche di prepotenza nel laboratorio della scuola di oggi. Questo mi piacerebbe molto, anche perché da qualche anno studio la Montessori e quindi anche insieme ovviamente a Dewey mi piacerebbe appunto approfondire questo elemento. Io vi ringrazio e mi scuso se mi sono dilungata. Grazie di cuore a tutti. Grazie. No, direi che siamo tutti nei tempi. No, assolutamente, Teodora, grazie. Siamo alla parola al professor Paolo Sozio, che è dell'Università di Studi di Est ed è un associato di pedagogia sperimentale, penso forse l'unico di questo gruppo che si occupa, diciamo, di pedagogia sperimentale anche come settore scientifico disciplinare del Dipartimento di Studi Umanistici. Prego, professor. Grazie, mi sentite? Sì. Sì, benissimo, grazie. Sì. Allora, anch'io mi unisco ai ringraziamenti sia per il gentile invito a far parte del gruppo di studi dewiani, sia per l'organizzazione della giornata di oggi e di quelle future. Allora, io condivido con Chiara Bove appunto un interesse su quanto Dewey può insegnare alla metodologia della ricerca. Il mio insegnamento è progettazione e valutazione dei processi educativi, quindi c'è un fortissimo senso dell'impegno pratico per favorire appunto lo sviluppo umano, no? Che è appunto una dimensione così molto forte, molto originale della teoria educativa di John Dewey. In particolare io nella mia ricerca empirica mi interesso di situazioni di rischio educativo, anche qui intendendola in senso dewiano, non situando il rischio dentro le persone, ma nella relazione tra le persone e il complesso sistema di ambienti in cui ciascuno fa la sua esperienza. E in questo appunto io vedo
rischi proprio nella discontinuità tra ambienti familiari, scolastici, amicali, comunitari, nella frammentarietà del curriculum e anche nella spesso poca democrazia delle interazioni scolastiche. Da questo punto di vista, il punto di partenza è quello di vedere appunto quali sono le condizioni che impattano sullo sviluppo umano. Qui ci sono le mie, componenti di riflessione metodologica, perché appunto lavorando in un ambito che è quello della sostanzialmente la metodologia della ricerca e confrontandomi moltissimo con la ricerca sperimentale, ovviamente la questione è quella di avere una visione democratica del concetto di evidenza. Tendenzialmente, il modello, quello del what works, dell'evidence-based education, è molto basato su una teoria che io chiamerei quietista del positivismo, no? Una teoria che ovviamente stabilisce una gerarchia di metodi, privilegia il controllo da parte del team sperimentale, subordina i saperi pratici e dal punto di vista della logica duiana, questo effettivamente è una visione che è pericolosa per la democrazia stessa. È una visione totalmente decontestualizzata, metodologicamente non particolarmente profonda, no? Perché noi abbiamo bisogno effettivamente di capire come ciascuna variabile indipendente che dovrebbe funzionare neutralmente nei diversi contesti, in realtà interagisce con le particolari condizioni di ciascun contesto, quindi una maggiore attenzione effettivamente proprio ai processi è una cosa su cui appunto secondo me la ricerca sperimentale è effettivamente in estrema difficoltà, anche se appunto il linguaggio della ricerca sperimentale è un linguaggio tra virgolette molto oggettivo e quindi si perde di vista questa dimensione invece fondamentale e funzionale a un cambiamento democratico. Dall'altra parte appunto credo che sia importante anche domandarsi: allora niente numeri, niente uso di indicatori, nessun uso di metriche? Secondo me no. Credo che sia molto importante invece riflettere anche sugli strumenti di misura, cercando di capire qual è la teoria sottostante, cioè perché li hanno costruiti, qual è il loro meccanismo interno e in funzione di quali scopi sociali diventano rilevanti, no? Perché ovviamente ciascun discorso, ciascuna categoria ha degli effetti sociali, cioè mette in evidenza alcune cose che per gli educatori, per gli insegnanti diventano molto importanti. Per dire, prove invalsi non sono soltanto un test per valutare la qualità dell'istruzione di un particolare sistema scolastico, ma diventa l'obiettivo pratico degli insegnanti. Quindi riuscire a capire qual è il loro meccanismo credo che sia un aspetto appunto molto importante. E ovviamente dietro questa riflessione pragmatica della metodologia ci stanno le direzioni del cambiamento, evidentemente, no? Quindi se noi ci poniamo appunto in una visione duiana, il cambiamento deve essere democratico e il nostro modello di intervento deve coinvolgere come portatore di sapere ovviamente gli educatori, le educatrici, gli insegnanti e anche le persone verso le quali questo cambiamento è diretto appunto per permettere loro lo sviluppo. Quindi in sintesi è evidente che dal mio punto di vista la metodologia non è qualcosa di distaccato dalla pratica, ma è un problem solving e collaborativo. Grazie. Bene, grazie professor Cioccio, e la parola passa a Giordana Sfona che nel frattempo ci ha raggiunto, vero Giordana? Sì, eccomi, scusatemi, ma io lezione non posso assolutamente perdere ore perché ho due corsi questo semestre e non ce la faccio altrimenti. Saluto tutti e tutte, è un gran piacere essere qui con voi, rivedere anche alcune persone che non vedevo da tempo.
seppur a distanza. Viene dalla Sapienza, dal dottorato di ricerca e dalla, diciamo, viene da Aldo Isalberghi, che è stato nominato più volte stamattina, diciamo, no? da quel milieu, diciamo, sì, così, esatto, culturale e scientifico, insomma, di cui appunto sei le più giovani ancora, no, esecutrice, diciamo, no, di questo. Sì, 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 sono rimasta una tra le più giovani, perché poi, sì. Allora, io diciamo, vi volevo presentare un po' le linee di ricerca, appunto, di cui che sto seguendo in questi ultimi anni, anche in virtù del fatto che insegno pedagogia interculturale sia nel corso di laurea in scienze della formazione primaria, sia nel corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione. E quindi, diciamo, in estrema sintesi, e per anticipare la questione, io vorrei utilizzare l'educazione all'atteggiamento sperimentale di Dewey come possibile strategia di riduzione del pregiudizio. Io sono partita dallo studio della letteratura psicosociale sul pregiudizio, che vede il pregiudizio, che definisce il pregiudizio come un intersecarsi della dimensione cognitiva e della dimensione emotiva, che produce un comportamento. Quindi nella letteratura psicosociale il pregiudizio viene considerato come un fenomeno che si attiva principalmente sulla base del fenomeno ordinario della categorizzazione come fenomeno cognitivo, appunto, ordinario proprio dell'essere umano. Che succede? Che poi la categorizzazione, se è uno strumento sicuramente di economizzazione delle energie cognitive ed emotive, diventa però uno strumento rischioso nel momento in cui la categoria che noi utilizziamo nel relazionarci agli altri, e quindi la categoria utilizzata nel contesto sociale, si associa a un giudizio di valore. Questo determina il fatto che poi si hanno tutta una serie di aspettative in relazione a degli stereotipi che noi condividiamo anche con il nostro gruppo sociale, e oltretutto si attivano tutta una serie di meccanismi automatici legati proprio al processo di categorizzazione, e quindi automatici, e quindi anche in parte inconsapevoli, di selezione delle informazioni e delle informazioni che ci consentono di interpretare la realtà. Le strategie che sono finora state sperimentate nel contesto della letteratura sul pregiudizio, della ricerca sul pregiudizio, sono basate fondamentalmente sul contatto, sull'empatia, sul lavoro, appunto, si può fare sulla categorizzazione e su forme di autoregolazione del pregiudizio. La mia idea sarebbe quella di lavorare su, ci sto lavorando, insomma, anche facendo un lavoro proprio sui testi di Ujani, quindi recuperando principalmente la logica e come pensiamo, quello di utilizzare l'educazione a un atteggiamento sperimentale come strategia efficace per la riduzione del pregiudizio. Perché? Perché in fondo mettendo insieme i due tipi di letteratura, da una parte l'atteggiamento sperimentale potrebbe supportare e promuovere le strategie di riduzione del pregiudizio che sono state sperimentate proprio in ambito psicosociale, perché potrebbe facilitare una diminuzione dell'accessibilità agli stereotipi, può educare a una capacità di osservare e raccogliere i dati in maniera corretta e non governati, appunto, da meccanismi automatici della percezione selettiva, può insegnare, può spingere l'individuo a sospendere il giudizio e a saper cambiare punto di vista, e quindi a operare, appunto, delle forme di empatia, può spingere a saper trasformare il conflitto in dialogo.
D'altra parte, l'educazione all'atteggiamento sperimentale potrebbe essere utile per supportare anche e promuovere quella che è l'acquisizione delle competenze interculturali, che secondo, diciamo, la letteratura più affermata si basano sulla tolleranza dell'ambiguità, sulla responsabilità, sulla visione etnorelativa e sulla previsione del fallibilismo, che sono tutte caratteristiche che, diciamo, competenze che a mio parere l'educazione all'atteggiamento sperimentale può promuovere nella direzione poi più generale di una costruzione di una democrazia come ideale etico e come, come modo di vita, no? Come lo definisce lui. Questo è un po' il mio progetto di ricerca, adesso l'ho sintetizzato in termini però vabbè, questo ho pubblicato già diverse cose, mi piacerebbe anche diciamo fare qualche sperimentazione su questo. Perfetto. Bene. Mi pare che manchi D'Agnese, c'è Vasco Agnese? Vasco Agnese, Marco. Vasco D'Agnese, sì. D'Agnese, sì. Vasco D'Agnese sì. Lo vedo collegato, Vasco. Ah, bene, bene. Mi aveva segnalato dei problemi. Sì, ci sono. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Anche lui scuola napoletana, sì, sì, la Menfelderiana. Sì. È autore, tra l'altro, il progetto Esperienze di Educazione in John Dewey, un volume del 2015 di vari studi, tra l'altro su Bateson, Moren e Gargani. Prego, professore. Sì, un attimo solo che mi sono dovuto spostare da una stanza all'altra. Ordinario di pedagogia, ma facevo in dipartimento di psicologia. Sì, diciamo un attimo che attivo anche la telecamera. Eccomi qua. E che mi sono dovuto spostare da una stanza all'altra nel frattempo che mi sono collegato e sono un po', come dire, le complicazioni che tutti noi conosciamo dello smart working. Sì, io innanzitutto volevo ringraziare innanzitutto per l'invito alla partecipazione in questo gruppo di studi e poi per l'organizzazione di questa giornata che, insomma, di cui abbiamo veramente bisogno di mantenerci in contatto anche in queste forme così, diciamo, un po' fredde, perlomeno io ne sento molto molto il bisogno. Sì, e io diciamo le varie linee di ricerca che fino adesso ho seguito su Dewey e che intendo, diciamo, sviluppare insieme a questo gruppo sono almeno un paio che sono diverse e che chiaramente però si intersecano. Una è stata quella di indagare, di interpretare i testi deweyani alla luce di una direzione che secondo me è stata molto sottovalutata e che, diciamo, definirei l'affinità di Dewey con quella che è la filosofia continentale, l'ermeneutica innanzitutto, e la filosofia di Heidegger e quello che è tutto il filone interpretativo, come dire, europeo, che tende a mettere in evidenza un Dewey molto diverso di quello che ci è stato descritto, come dire, dal mainstream della letteratura deweyana, no? Cioè un Dewey appunto molto interessato ad indagare le dinamiche dell'apprendimento, le dinamiche della democrazia e analizzando una serie di scritti, fra i quali innanzitutto Experience and Nature, io ho provato in qualche modo a tirare fuori quello che è l'aspetto, così come emerge dall'originale dei testi deweyani, dell'undergoing, cioè di quello che in italiano viene tradotto anche in maniera a volte impropria con patire, cioè quello che è il mondo che fa a noi, l'essere affetti dal mondo. E questo l'ho trovato come un terreno assolutamente fertile, in quanto mostra che, diciamo, un po' i lumi mi sono stati dati soprattutto dall'opera di Jean Garrison da questo punto di vista, in quanto mostra un Dewey molto meno rassicurante di quello che si può incontrare quando lo si guarda semplicemente come analista dei processi di apprendimento. Un Dewey che mette in evidenza come il pensiero sia una prassi innanzitutto impersonale, no? Dewey a un certo punto, proprio nel testo Come pensiamo, in cui da un lato definisce in modo quasi sequenziale la dinamica del pensiero riflessivo, però ci dice che in fondo non siamo noi ad essere pensati e che bisognerebbe più correttamente dire esso pensa.
ed è un Dewey che è molto vicino a quelle che poi saranno le tematiche sviluppate da Derrida, per dirne una, che è l'impersonalità del pensiero e il fatto che noi letteralmente non abbiamo un pieno controllo neanche del soggetto riflessivo. Per dire in termini, come dire, più chiari, l'essere umano non è padrone nemmeno all'interno della propria consapevolezza delle cose, perché la nostra consapevolezza delle cose nasce innanzitutto in un contatto biologico con l'ambiente che viviamo. E un'altra delle linee di ricerca che ho provato a seguire sta, come dire, fedele all'assunto del pragmatismo, che una cosa si valuta non tanto per la sua genealogia ma per i suoi effetti, cercare di capire che effetti poteva avere l'utilizzo della filosofia dewiana nell'analizzare le politiche educative internazionali. E innanzitutto ho provato ad applicare il pensiero dewiano a quella che è, che almeno diciamo io mi trovo a condividere questo giudizio, la deriva neoliberale che sta attraversando l'educazione, no? Il fatto che l'educazione è diventata più o meno un bene che si può acquistare, gestire, impacchettare o spacchettare in vari luoghi. E quest'idea è del tutto evidente che coincide con la morte della scuola, no? Perché se l'educazione è un bene che io posso acquistare più o meno ovunque, allora la scuola ha poca ragion d'essere. E utilizzando le categorie dewiane ho provato a mostrare come questo pensiero neoliberale non solo porta, come si è stato detto in maniera assolutamente corretta, alla morte della scuola e della democrazia, ma anche come sia un pensiero miope per se stesso, perché è un pensiero che tenderà a non produrre la vera novità, perché io posso accogliere la novità nel mio modo di pensare quando lascio anche aperti tutti gli obiettivi che io mi pongo. E dewianamente la scuola dovrebbe un po' fondarsi su questo equilibrio fra attività sperimentali nel vero senso del termine, cioè il momento in cui l'azione produce essa stessa conoscenza inaspettata, perché poi questo è il senso dell'azione dewiana, non è la prova di ciò che ho pensato, ma l'azione è il luogo vivo e vitale della produzione della conoscenza, e ovviamente un insieme di conoscenze e di attività strutturate che all'interno della scuola si pongono. E appunto ho provato a vedere, applicando le diverse categorie del pragmatismo alle diverse politiche educative internazionali, che cosa può accadere e quali sono le risultanze di questa linea di indagine, di pensiero. Benissimo. Allora, bene, grazie. Ci sono altri. Grazie a voi. Ci sono altri interventi, Marco? Non lo so. Non so se possiamo provare a recuperare, cioè, ha avuto il link, però so che era impegnato a lezione Francesco Cappa a Milano. C'è Francesco Cappa e la Borruso, mi pare di capire. E anche vabbè, se ci sono, se no poi... Sì, e Chicca Borruso, sì. Però non mi sembra che siano, purtroppo col cellulare, come capite, c'è una prospettiva molto... Francesco all'inizio aveva detto che aveva difficoltà, poi ha detto che avrebbe provato a collegarsi, non so se volete posso mandargli un messaggio? Sì. Anche se volessi anche un attimo, se poi interrompere, magari capisco, la lezione è sacra, per carità, però 5 minuti glielo mando subito. Grazie. Marco, a proposito di cellulare, l'hai visto in carica? Non vorrei che ti si scarica la batteria. Sì, è carica perenne. È corrente continua, diciamo, tipo tele. Grazie Maurizio, premio Nobel alla pazienza. Maurizio, premio Nobel alla pazienza. Marco e Maura Luciana, io volevo, in attesa che i due colleghi eventualmente completino un po' gli interventi, visto che abbiamo tempo fino alle 13, quindi non è che abbiamo... È vero, Marco, abbiamo tempo. Sì, come no. Sì, come no. Allora, se sarebbe bello sfruttare questo tempo. Ora me lo permettono, io vorrei fare proprio una proposta concreta. Tu sai, sono molto ero almeno, ma ormai non lo so, sono molto operativo, nel senso, per diciamo organizzare un po' tutto questa proposta. È un indice di un possibile volume che si può trasformare poi eventualmente
in futuro, e può essere anche questi interventi possono eventualmente partecipare a questa call di Barrent, poi si vedrà. Però per quello che ho detto prima, io vorrei tentare, se ovviamente Luciana e Maura me lo permettono, vorrei tentare, in base agli interventi ascoltati, faccio un po' come faceva Franco Cambi, no? Quando faceva le riunioni, subito faceva l'indice e scriveva già tutto, insomma. Io ovviamente che non sono così bravo, non lo posso fare nello stesso modo incisivo, praticamente scriveva già tutto quello che doveva scrivere. Allora, però mi pare di capire questo, che dagli interventi svolti, correggetemi se sbaglio, ci sono alcuni interessi consolidati sulle dimensioni, diciamo, ecco, io ho parlato di oscillazione tra autenticità, interpretazione e applicazione. E io ho parlato di questo. E credo che questa sia la caratteristica proprio di lui, cioè invitare a una continua oscillazione. Però deve essere un'oscillazione equilibrata, cioè non è che si va solo nell'applicazione, solo nell'interpretazione, trascurando, diciamo, l'autenticità dell'interpretazione. Quindi un volume, secondo me, potrebbe essere ipotizzato così, ma faccio alla Franco Cambi dei tempi del gruppo epistemologico. Cioè, innanzitutto credo che una riflessione molto importante sul pensiero di Dewey potrebbe essere questa riflessione di Luciana Bellatalla, il rapporto tra la dimensione estetica e la dimensione pedagogica, perché questo rapporto, che è ovviamente ha in Gardner forse la maggiore chiarificazione, lo sviluppo anche con la sperimentazione, potrebbe essere l'inizio di un volume, ecco, questo rapporto estetica-pedagogia. Io faccio questa ipotesi, poi ovviamente vedete un po'. Poi c'è il tema fondamentale che ha esplorato Maura, è il tema, diciamo, della logica, ma la logica come ricerca, no? Logica, cioè quello che ci consegna lui tra logica e pedagogia, tra ricerca e pedagogia, che potrebbe essere pedagogia e didattica, no? Perché io insegno didattica, ecco, io informo che io insegno didattica, quindi in questo momento. E quindi potrebbe essere un'altra idea, può in un indice di un volume, cioè questo rapporto tra ricerca e tra logica e didattica. Io potrei sviluppare, diciamo, il rapporto complessivo che ho potuto rinvenire in questi anni tra la pedagogia e la didattica e la formazione degli insegnanti, proprio nella costruzione complessiva del pensiero di Dewey. Ecco, potrei tentare di fare questo discorso. E Teodora, che voglio dire, ha lavorato molto sull'arco riflesso e il rapporto con l'educazione, potrebbe fare questo discorso tra, diciamo, arco riflesso e scelta educativa del laboratorio, che potrebbe essere un discorso, diciamo, interessante. Questo potrebbe essere un'ipotesi introduttiva al volume, che però poi, diciamo, diventa fondamentale, perché si sviluppa nella interpretazione e nell'applicazione. Perché dagli interventi, ecco, correggetemi se sbaglio, Marco, tu che sei attento, sei un finto disattento, lo so, tu fai finta di essere disattento, sto scrivendo quello, ma come che dici, i filologi, poi alla fine sei il più attento di tutti. Allora, vedimi se sbaglio. Ecco, ci potrebbe essere
una, diciamo, dimensione interpretativa molto interessante che è venuta fuori, e potrebbe essere, innanzitutto potresti farla tu, Marco, una interpretazione che è stato detto nel, diciamo, nel dibattito, e cioè voglio dire come l'attivismo italiano, l'interpretazione dell'attivismo, tra virgolette, attivismo, no? Italiano ha dato di lui, cioè, quindi per far capire che tipo di interpretazione è stata data dall'attivismo. Poi molto interessante mi sono parse pure le riflessioni che legavano sia Bertin come interprete, diciamo, di lui, che sarebbe, mi pare, la Gallerani, ecco, correggetemi se sbaglio, che sono sempre un po' rimbambito, posso avere dei vuoti di memoria, sì. E anche la Farinelli, Maura, di Capitini, no? Io mi ricordo che Visalberghi diceva sempre che Capitini era sempre con questa lettura da logica, quindi avere due esperte come di Bertine e capire quel rapporto tra problematicismo e critico e diciamo e pensiero di lui, e poi voglio dire anche della Farinelli, Capitini interprete di lui, potrebbe essere, diciamo, forse un elemento interessante. Quindi attivismo, il discorso, diciamo, di Marco, no? Il problema dell'attivismo, poi problematicismo critico e questa pedagogia della non violenza, e poi potremmo, l'aspetto, io metterei anche questo discorso molto interessante di Vasco D'Agnese, cioè questa interpretazione, ecco, sulla facendo riferimento ad Heidegger, io non lo so, ecco, come lo svilupperà, l'undergoing, no? Questa interpretazione di come può essere letta il rapporto di lui con la filosofia, diciamo, anche heideggeriana, ecco, visto che Urorti addirittura ci ha trovato la connessione, quindi potrebbe essere una cosa molto interessante. Se Vasco se la sente, io credo che sia una cosa, anzi, molto importante. Quindi queste interpretazioni sono abbastanza, diciamo, chiare. Potrebbe essere anche una, diciamo, un ottimo sforzo di Anita Gramigna, potrebbe essere o lo sforzo, perché ho visto questo interesse con la tecnologia, no? Quindi al limite potresti anche fare o leggere i testi di Hickman su questo tema, perché Hickman interpreta lui in questa direzione, interprete della tecnologia pragmatica, oppure potresti fare, visto che hai parlato di Jacob, mi pare, no? Potresti fare una relazione tra i due, che mi pare non sia mai stata fatta, non lo so, perché tu mi hai detto che hai questa passione culturale, mi pare di capire, poi correggimi se sbaglio, e quindi questo sarebbe un fatto estremamente importante. Quindi scusate, posso intervenire un secondo? Io sì, volevo solamente fare un saluto, sono Francesco Cappa. Ah, Francesco, perdonami, io mi ero... Scusatemi, prego. Io sono in una situazione tecnologicamente, come dire, disavanzata, quindi mi premeva molto, in modo anche rocambolesco, fare un saluto a tutti quanti, sì, e dare anche, come dire, non il mio contributo, perché davvero non riesco a sapere se si spegnerà da un momento all'altro il telefono. Sì. Però se ho un minuto, volevo solamente dire che stavo ascoltando con grande passione le cose che il professor Spadafora stava, come dire, mettendo, inanellando, e quindi ho immaginato tutti i contributi dei colleghi e delle colleghe. Semplicemente volevo dar seguito a quello che avevo scritto nell'interlocuzione con Maura Striano, e che un mio punto di interesse, se ha senso dirlo, era un po' lavorare sul rapporto tra dimensione estetica e pratiche creative dentro la filosofia. Bene, bene, molto bene.
e anche provare a decostruire il, diciamo, la categoria di creatività vista in una prospettiva pedagogica per ricostruirla, avrebbe detto lui, come dire, senza ideologie, senza credenze, anche le credenze, diciamo, sul rapporto con l'opera, e spostare quindi la dimensione, diciamo, artistica dall'opera alla formatività, quindi in una prospettiva più processuale, che secondo me è molto presente in molti dei testi di lui, non solamente in Arte come esperienze, neanche nei saggi minori, ma anche in altre parti. E quindi questo è un po' forse il mio piccolo contributo, scusate la sua estemporaneità, al dibattito, che potrebbe anche in qualche modo essere un buon viatico e anche un buon vaccino, forse antidoto a molti discorsi sulla creatività in educazione, che sono molto più legati a livello strumentale, quindi forse ad un livello più superficiale. Questo mi permetto, scusami, se ti ho interrotto, ma no, no, e tu dovevi intervenire, io ho fatto, mi sono intromesso col permesso di Luciana e di Maura, perché aspettavamo, quindi tu hai già dato, diciamo, la tua adesione. E tu, allora, ascoltami, io ti faccio l'ultima proposta, poi passo la parola a Luciana e a Maura se sono d'accordo su questa investazione. E del resto, guarda, sia tu che la Bove, che ha fatto un bell'intervento, e raccogliete un po' l'eredità anche di Riccardo Massa, no? Che aveva, diciamo così, non una diretta frequentazione di lui, però io ne parlavo, è stato mio professore. Riccardo Massa aveva una passione, però grande passione, è stato mio professore in Calabria, perché lui insegnò un anno. Lo so. Io ero studente, quindi lo so perfettamente. No, allora volevo dire, per chiudere, così no, mi taccio, così poi. Allora, questo libro che ha questa impostazione, diciamo, più legata alle opere, diciamo, di Dewey, ai percorsi di Dewey, che avevo detto, La Bella Tal, l'Astriano, Sparafora, Pezzano, poi il fatto nuovo, le interpretazioni, quindi avevo detto D'Arcangeli, Farinelli, Gallerani, D'Agnese, no, scusate se io, aiutatemi, perché io non è che sia, e anche la Gramigna su Giacobbe, veda di modulare un po' lei, perché io mi sono permesso, visto quello che... E poi una parte molto interessante che è venuta fuori, Francesco, perché è venuto fuori questo grande interesse anche del mondo dell'applicazione, della didattica, della valutazione e, diciamo, della pedagogia interculturale. Giordana, correggimi se sbaglio, però in prospettiva sperimentale, no? Quindi io direi che il tema, dunque, sperimentazione e pregiudizio, Giordana Spunal, il problema del pensiero riflessivo applicato alla didattica, Chiara Bove, l'intervento della Cesarano, mi pare di capire, che partendo dalla questione di Sabino, questione privata, però può fare una riflessione. Io recentemente, dottoressa, ho chiesto a questo collega che è americano, che è molto bravo, che Maura conosce, se mi trovava un esperto di pedagogia speciale, un po' che derivi dal discorso da Dewey. Quindi ci sono, Giuseppe, delle cose interessanti che ti posso mandare su Dewey e Disability Studies. E Disability Studies, ma me l'avevi detto. Allora la Cesarano può fare questo, secondo me, sì, partendo. Certo. Poi c'è, voglio dire, Sorzio può fare questo discorso legato alla valutazione, voglio dire, in lui, questo elemento della valutazione in rapporto alla democrazia, e Francesco Cappa può fare questo argomento che ci mancava, cioè questa pratica di formatività, voglio dire, tanto per riprendere Riccardo, che si lega a questo discorso della creatività
da un punto di vista estetico, quindi sarebbe una cosa molto, molto interessante. Poi chiude il cerchio con la riflessione anche estetica, no? Estetica, ah, che aveva avviato a livello. E poi alla fine, ecco, questi sono i contributi, già che questo viene in un libro di 200 pagine, no? Mi pare di capire, almeno, se non di più, 200-250 pagine, voglio dire, perché, come faceva Carmelo, subito subito. Poi c'è l'intervento molto interessante della Certini, che è l'allieva di Cambi, e quindi la Certini, secondo me, dato che è una cosa che secondo me manca, potrebbe fare, dato che lei è attenta in queste cose, o una ricognizione su come è interpretato Dewey nella rivista di Dewey Rossella, cioè quella sulla, è vero, Journal Scuola e Società, voglio dire, oppure in un paio di riviste che lei sceglie, perché mi pare che lei si interessi di questo tipo, diciamo, di impostazione, per capire come è interpretato Dewey. Quindi può avere o le riviste promosse dallo John Dewey Society, no, che sono Dewey Studies, poi ce ne sono due, mi pare, di carattere pedagogico, e oppure scelga lei, però capire come il pensiero di Dewey si è sedimentato potrebbe essere così. Poi alla fine, ecco, io direi, se noi riusciamo, magari ognuno in base a quello che ha detto mi dà un titolo a Luciano, a Maura e a me, praticamente possiamo fare l'indice. E alla fine potremmo fare, ecco, se voi siete d'accordo, mi è piaciuto molto, ho letto recentemente questo testo, Il PEI su basi CF, che è una raccolta di Janes Fogarolo e Cramerotti, è del 2020. Sapete cos'è piaciuto? Perché è, diciamo, è una collection di tanti interventi, anche di cose già fatte, no? Però la cosa che mi è piaciuta più di tutto del libro, alla fine, dopo che ci sono stati gli interventi, c'è stato un dibattito su un tema. Il tema in questione, in quel testo, era: ma Stupei su basi CF funziona? Come è fatto? Funziona bene? Determina la cosiddetta inclusione o non la determina? Ecco, sostanzialmente. Potremmo fare alla fine del libro un dibattito che viene trascritto, in cui si risponde alla domanda: ma stu benedetta teoria di lui sviluppata, diciamo, in vari contesti, insomma, è utile per costruire una scuola democratica e inclusiva nella contemporaneità, o è superata, come ha detto un mio illustre collega, di cui ovviamente non faccio il nome, voglio dire, o è superata in base all'evidence-based education, in base alle varie ricerche? Questo è il punto cruciale. Basta. Io non parlo più, ve l'ho detto che io sono logorroico, quindi mi dovete bloccare. Ora mi blocco, e però questa mia proposta io la passo sia a Luciano che a Mauro, e poi all'eventuale dibattito vostro. Grazie, scusate la mia impatenza. Va bene. Prego, prego. Posso intervenire? Eh sì, sì, io basta. L'idea del volume mi sembra molto buona, perché altrimenti questi nostri incontri sono un po' bizantini, insomma, non lasciano traccia, niente. Quanto al tema che mi hai affidato, te ne ringrazio molto. Ma scusa, chiedo scusa, manca la Pennacchini, perdonami, scusami. Non dire niente di nuovo a questo. Lucia, manca la Pennacchini, il problema dell'educazione degli adulti. Degli adulti. Chiedo scusa, io, sai, sono un po' rimbambito. Ma l'avrei detto, sai? Non lo so se l'ho detto, va bene. No, l'avrei detto io, te l'avrei fatto notare. Io ti dicevo che questo discorso su estetica e pedagogia, che mi pare il collega K possa fare degnissimamente, aprendolo ad un'attualità, a problemi sfaccettati, eccetera, io l'ho affrontato talmente tanto che credo che vi racconterei cose dette, ridette poi,
che ritrovate da varie parti. Mentre pensavo, ascoltando quello che è venuto fuori dai vari interventi, che qui è stato toccato un tema molto interessante, ed è stata Teodora che l'ha tirato fuori, ha tirato fuori il rapporto con Kant. Questo rapporto con Kant, che dovette partire da un certo amore, altrimenti non avrebbe deciso di farci una tesi sopra, e finì poi con un grande odio. C'è quel libro del 1915 sulla German Philosophy, che è una cosa, diciamo, indegna di Dewey e quasi oscena per i luoghi comuni che raccoglie sulla filosofia tedesca, eccetera. Forse anche perché è un libro che deve giustificare in qualche modo l'entrata in guerra e quindi un po' propaganda anche quelle visioni del mondo che potevano essere funzionali alla scelta politica della belligeranza. Comunque un'opera che, se non l'avesse scritta, Dewey sarebbe stato meglio. Allora, io mi sono domandata tante volte il perché di questo rapporto avulsivo con Kant, perché se Kant non è presente nelle opere di Dewey, o quando viene citato, viene sempre citato in maniera spregiativa o comunque superficiale, c'è però un fatto che nelle opere di Dewey, specialmente nelle opere a sfondo morale, un fondo di kantismo è rimasto, contro voglia probabilmente o contro le intenzioni stesse di Dewey. Se noi vogliamo andare a vedere una scuola, costruzione possibile di una scuola democratica in ottica dewiana, quanto questo rapporto ambiguo con Kant, un Kant negato ma poi sempre in qualche modo riemerso dalle scelte di Dewey, può orientarci verso questa democrazia. Quindi, secondo me, vedere il kantismo sotterraneo, un kantismo anche forse superficiale, un po' di maniera, ma sotterraneo di Dewey, non sarebbe male. Queste suggestioni di cui lui non si può disfare, così come nessuno di noi si può disfare delle suggestioni che ha ricevuto nella sua formazione originaria, diciamo. Io del resto l'ho scritto anche che tutti i miei sforzi sono quelli di mediare la lezione di Kant con la lezione di Dewey, perché Dewey è stato il mio autore elettivo, Kant è stato l'autore su cui io mi sono formata con il mio maestro all'università, perché io sono stata alunna di un kantista e questo ritorna in qualche modo sempre nella mia forma mentis, nel mio orientamento, nelle mie scelte, eccetera. Quindi, secondo me, potrei dare più un contributo innovativo su questo che non sull'estetica e la pedagogia, su cui ho scritto tanto, perché è stato il mio lavoro d'esordio quello sull'educazione estetica. Poi volevo rassicurare la Pennacchini che la sua ignoranza del mio lavoro sulla Addams è stata già completamente assolta, e che è un peccato venialissimo, perché quello è un lavoro del Giurassico, appunto, a cui sono molto affezionata e che ricito volentieri, riprendo, eccetera. Anche io, Luciana, mi piace tantissimo, anzi secondo me è un discorso che bisognerebbe. Però, ecco, questo volevo dire. Grazie della clemenza. Magari ti chiederò allora se ne hai una. Vi potrò dare informazioni sulla Addams, parecchie informazioni, perché ci ho scritto anche un articolo di recente sugli annali ferraresi. Ho fatto una scandagliata. Sentiamo. Sento la Datena. E mi sembra
sia. Clemenza Giuliana e io ho finito il mio intervento, eh? Sì, allora io sì, allora prima di tutto Marco ti volevo ringraziare per l'organizzazione di questa di questo momento di pensiero importante, perché lancia il gruppo, diciamo, come sulla scena, no, della riflessione pedagogica, ma come diceva Pino, lancia anche poi un progetto. No? E se noi non avessimo queste occasioni di incontro, cioè noi di fatto transitiamo da un team all'altro facendo riuniioni e anche didattica, però poco, diciamo, mettendo a frutto anche un progetto di pensiero, un progetto culturale, no? A volte io passo la giornata in riunione e poi dico, ma poi alla fine cosa è venuto fuori? Invece questo stare insieme, pensare, elaborare un progetto culturale che poi, io insisto, perché poi insomma, il mio di fondo credo di essere proprio una pedagogista sociale, deve diventare un progetto anche politico, no? Di rinnovamento delle pratiche educative, della scuola, penso che sia veramente importante, quindi prima di tutto ti ringrazio. Poi ringrazio Spino per aver cambianamente cercato di tirare subito il capo a terra, e forse Manuela Gallerani è consapevole del fatto che nel gruppo teorico abbiamo elaborato una pratica che forse potremmo importare anche in questo gruppo, cioè ognuno di noi butta giù diciamo un primo grosso abstract di quello che sarà il capitolo del libro, dopodiché lo sottopone a dei discussant all'interno del gruppo, e quindi c'è una discussione, appunto, c'è un referaggio interno, no? C'è una discussione che consente anche a noi di ritornare sul nostro testo e di approfondirlo, e poi lo finalizziamo per la pubblicazione. Giusto. Un ottimo metodo, questo è un ottimo metodo secondo me, questo a cui fatto riferimento. Quindi ognuno manda magari questo abstract e il titolo magari. Già un abstract un po' ragionato. Ragionato, sì. È così. E col titolo che intende svolgere, poi magari... E nel prossimo incontro ci discutiamo e chiariamo meglio la struttura del libro, magari possiamo fare. Ecco, Pino, scusa. Prego, prego. Pino, scusami, solo una osservazione. Facciamo in modo che ci sia periodicamente confronto, discussione fra noi, no? Perché non vorrei che poi, se ognuno ci chiudiamo nel nostro contributo al volume, viene meno la dialettica interna fra noi, quindi magari cerchiamo anche di creare dei momenti in cui prendiamo un tema. Hai ragione, sì. Prendiamo un tema, scegliamo un tema, scegliete ovviamente voi che siete i coordinatori, e cerchiamo di parlarne tutti insieme, anche a distanza, perché siamo anche tornati, diciamo, alla normalità, non ce lo vieta nessuno, insomma, no? Ogni tanto non lo vorremmo più vedere neanche dipinto, diciamo, Zoom o Teams, però. Probabilmente può essere anche utile, no? Magari ogni tanto periodicamente comunque incontrarci, confrontarci su qualche tema, su qualche volume, su qualche interpretazione nuova. E poi io magari scegliere voi appunto come gruppo, diciamo, come responsabili e dirigenti del gruppo, insomma, però non perdiamo il momento, diciamo, interattivo di confronto, perché sennò, se pensiamo subito al volume, no, ci mettiamo tutti sul volume in qualche modo e rischiamo che venga meno. Invece questo momento secondo me è fruttuoso, insomma, io sto prendendo tanti appunti mentre mi ascolto, perché guarda, perdonatemi, io certo posso, prego, critici, non prego, Vasco, perfetto, sì, se posso intervenire, magari possiamo unire, no, queste due esigenze, progetti ugualmente
fruttuosi e produttivi. Se possiamo immaginare una struttura nella quale ovviamente a turno ognuno di noi presenta il proprio abstract in questa stessa forma su Zoom, su Teams o su questa piattaforma e dà un discussant che un po' come la struttura dei convegni della PES, la Philosophy of Education, quella diciamo che fa base negli Stati Uniti, in cui io presento l'abstract del contributo, c'è un discussant che ne evidenzia punti di forza e punti di debolezza e poi si apre una discussione e magari possiamo immaginare che ogni giornata è dedicata a questo, in modo che riusciamo a diciamo contemperare questa esigenza appunto di dialettica interna, di socializzazione e anche proprio di vero e proprio incontro che ognuno di noi ha, però la leghiamo a qualcosa di preciso, di produttivo, in cui io posso apprendere da, appunto dai colleghi aspetti nuovi della filosofia e della pedagogia duiana e in cui chi scrive, il collega o io stesso, apprendo dagli altri in questa dinamica continua. Però lo leghiamo appunto in modo che mettiamo insieme lo sviluppo di questo volume, che sarà quindi anche lo sviluppo di tutti i nostri incontri, e questa diciamo struttura tipo diciamo convegno in cui presento e c'è qualcuno che sottopone anche a critica ciò che io faccio. Non so se può essere una proposta. Sì, come così crescono anche i contributi meglio, no? Certo. I contributi vengono più ricchi, più. Io sono molto d'accordo, però volevo aggiungere anche un'altra cosa che penso possa essere interessante. Io li farei non chiusi questi incontri, ma aperti ai dottorandi, perché i dottorandi così apprendono proprio un metodo di lavoro. Quindi penso che se ciascuno di noi vuole insomma invitare, no, in questi incontri contributi, in questi incontri in cui si discutono i contributi e si cresce insieme. Si sente. Dei dottorandi può essere sicuramente anche un aspetto formativo, quindi ci metterà insieme anche l'aspetto formativo, un certo obiettivo. Bene. Posso dire una cosa brevissima? Un'altra ipotesi potrebbe essere, facendo seguito a quello che diceva Vasco e poi Maura, di per non fare il processo al singolo, fare dei panel, come mettere insieme degli abstract che hanno un filo rouge, un filo conduttore, perché comunque alcuni hanno detto, questo ci aiuta a costruire la struttura del libro, che non sia solo una raccolta disorganizzata, ma per sezioni, stavo immaginando, no? Pensando al lettore, che noi dobbiamo immaginare chi leggerà questo libro al di là del nostro interesse, quindi potrebbero essere allora delle sessioni di discussione critica degli abstract, però degli abstract, quindi non uno, ma messi insieme secondo un ordine tematico, concettuale, facendo seguito a quello che diceva il professor Spadafora, le interpretazioni, le ricadute sociali, non lo so, possiamo immaginare delle sezioni, adesso stiamo facendo brainstorming, ci pensiamo, sì. Però può essere un modo per... che crea anche delle liaison, perché per esempio io sentendo parlare tutti voi trovavo delle sinergie interessanti, no? E questo secondo me i gruppi hanno anche l'occasione di creare poi delle occasioni di lavoro tra di noi, eventuali partecipazioni a progetti, imprese, culturali, basta, mi taccio. Sì, infatti sì. Io ad esempio sono affascinata dal lavoro che fa Maddalena Pennacchini, prima o poi, perché veramente lo trovo a tantissimi punti di contatto con dei miei interessi, quindi cioè, Maddalena poi ti verrò a scocciare a Roma se quando sarà possibile. Volentieri, è un piacere reciproco, perché ho visto una certa sensibilità magari dai social, sì. da Facebook, un'affinità di interessi appunto. Io guarda, io credo che quello che è stato detto, cioè io le cose che ho fatto le ho fatte perché vi ho detto che io dall'84 forse per 20 anni sono stato a questo gruppo epistemologico e c'erano queste due modalità, quella a cui faceva riferimento Vasco D'Agnese, diciamo corretta un po' da quello che diceva la Bove, cioè c'era la relazione di uno del gruppo che sulla base diciamo della tematica generale che veniva imposta, veniva proposta, forse imposta più che proposta, voglio dire, faceva questa relazione. Io mi ricordo anche, c'era la Frau Enterdi, io voglio ricordare,
c'era Fravo Inverno, c'era Agata Piromallo, c'era Alba Porchetti, c'erano tutte, Maria Elisa Muzzi, la Fadda. Ecco, e allora facevano la relazione. Infatti, una volta io ho fatto una relazione e mi hanno massacrato, voglio dire, tutti questi autori. Quindi questo è un metodo importante sicuramente. Poi però c'era l'altra metodologia, questa era più di Granese, che aveva questa metodologia e invitava poi, ecco, anche quel problema dei dottorandi a cui hai fatto riferimento. E c'era, diciamo, la discussione, ma anche la discussione critica. Io mi ricordo che una volta partecipò anche Masullo, il Aldo Masullo, a questa iniziativa. Poi però c'era questa idea che più era di cambi, cioè poi di strutturare il testo. Quindi, difatti, poi ci fu questo sviluppo in questo gruppo di pedagogia critica, si chiamava, che sviluppava questo, anche Gennari, mi ricordo che partecipava, Massa ha partecipato diverse volte. Quindi il problema, secondo me, se noi vogliamo lavorare, possiamo lavorare con le due metodologie. Qui c'è un tema che può essere l'indice di un libro, poi al limite ognuno manda l'abstract e se vuole relazionare nel prossimo incontro, ecco. E questo incontro, giustamente, con la relazione che fa, potrebbe essere l'incontro, come dice Marco d'Arcangeli, per calibrare meglio gli interventi di tutti. Così io vi dico come funzionava questo gruppo epistemologico, che ha avuto però un peso molto forte nella pedagogia italiana. 86-87, no? Pino? Sì, guardi, io ho cominciato l'84, no? Sì. Io, e poi c'era anche prima, Granese, mi sembra, Marco, no? E c'era prima. Il primo testo, Destinazione Pedagogia, la prima di me, c'era già un testo in cui c'era la Frau Werder, mi pare la Piromallo pure, insomma. E andrebbe... Quindi ho voluto, ma io questo l'ho detto anche a Maura, perché secondo me quella metodologia funzionava per dare un segnale, voglio dire, alla ricerca. Questa è la mia opinione. Quindi vedete come volete fare, magari mandate l'abstract e poi ci ragioniamo meglio, Mauro. Vedi tu, e tu sei più, diciamo, magari operativa. Allora, poi... sì, io ho costruito già un gruppo di team, proprio dentro il gruppo, attraverso il forum ho raccolto appunto le vostre riflessioni, proposte di temi, eccetera. Quindi dentro il gruppo di team posso fare un calendar. Con degli incontri, però magari prima facciamo un doodle per capire quali sono, cioè, le date che ci interessano, e poi possiamo condividere incontri appunto ai dottorati, a qualche studente, insomma, se vogliamo. Quindi come, diciamo, contesto di incontro, come spazio di incontro virtuale ce l'abbiamo, perché appunto ho fatto questo team di UIAN. Marco, mi senti? Sì, no, non ho sentito bene l'ultima frase, scusa. No, dico che come spazio di incontro abbiamo il team, ho costituito proprio un team che si chiama Studi di Uiani, nel quale appunto attraverso il forum ho raccolto le iscrizioni, eccetera, e quindi forse dentro questo team possiamo fare un calendar e mettiamo e organizziamo una sequenza di incontri. Bene. Puoi mandare il link del team in modo che... Vi mando il codice e il link. Perfetto. E poi quando faccio il calendar mando il link direttamente, anzi metto, diciamo, l'incontro di volta in volta in calendario, però magari prima faccio un doodle in modo tale che così facciamo, cioè lo condividiamo. Quindi noi utilizziamo Teams. Sì, allora. Sì, se vi fa piacere. Quello funziona, quello mi funziona. Ho fatto lezione fino a sera. Quindi, vabbè, io ho pensato Teams perché ormai tutti usiamo Teams, quindi è per sì, questo. Sì, ma non ha mai dato problemi. Sì. Nemmeno WebEx. E Teams ne ha dati tanti di problemi.
No, è vero, Teams è stato implementato in... voi imparate uno strumento e quello lo sapete usare, poi usate un altro e imparate con più difficoltà, ma allora, tutti hanno la fase in cui non funzionano e poi funzionano, di fatto funzionano entrambi. No, funzionano entrambi, è vero, nel fatto che Teams in realtà è il nostro strumento anche di uso di didattica, eccetera, per cui lo chattiamo anche, ormai io chatto attraverso Teams. E hai il vantaggio di calendarizzare tutto, poi già trovi tutto in calendar, sì, esatto. Sì. Va bene. Va bene. Diciamo che se tutto io voglio ringraziare tutti, tutte e tutti, quindi poi mi sembra che siamo già più che operativi e quindi no, scusate, io torno a scusarmi per l'inconveniente iniziale perché sinceramente soltanto la grande sovrana pazienza e competenza di Maurizio Cironi ne siamo usciti fuori, perché attenti io mi ero completamente perso, diciamo, anche perché è un anno e mezzo, un anno ormai abbondante che ci muoviamo su questi mezzi, ma non mi ero trovato mai in difficoltà. Fra l'altro avevo partecipato appunto a un incontro che aveva organizzato Alessandro Vaccarelli su Montessori, su questa piattaforma, e non avevo avuto problemi neanche in quel caso, quindi non è mai rimasto proprio tutto, diciamo così, sono anche un po' smarrito, sapendo che 13, no, 18 colleghi più direttore di dipartimento mi stavano aspettando. Quindi io vi ringrazio, e veramente è stata una boccata d'ossigeno, ma a dire poco, insomma, no? Rispetto alle incombenze e problematiche che abbiamo in questo periodo, specialmente chi è anche impegnato in presidenze, direzioni varie, sa bene che, insomma, che significa. Io sono quasi alla conclusione del triennio di formazione primaria e difficilmente ne farò un secondo, vi dico, perché sinceramente vorrei tornare un pochino a studiare, insomma, adesso mi mancano una decina d'anni di università, vediamo se negli ultimi 10 anni riesco a studiare all'università invece di fare altre cose, insomma. Si studia bene in pensione, guarda, te lo assicuro. Facciamo come Dewey, no? Che no? Dewey, una volta che smise di insegnare all'università, hai fatto tutto il sistema, quindi sì, insomma, evidentemente fa bene. Ma a tutti, Marco, questo incontro è stato registrato? C'è la possibilità di rivederlo? Non sento. Sì, no. È stato registrato questo sentite? Incontro? È sì. Stato videoregistrato? Non sento più. Sì, è andato in diretta e avrete la registrazione a breve. Okay, perché così io la metto anche nel team, in modo tale che l'abbiamo appunto come materiale di riflessione. Okay. Va bene. Dice di aumentare il volume, ma io ce l'ho già alto il volume. Sì, Maddalena, sì, io non mi sto più sentendo. Ciao a tutti. Non so se sentite me. Ciao a tutti. Un abbraccio virtuale. Arrivederci. Grazie. Buone cose. Arrivederci. Saluti anche da Kappa. Ho dovuto uscire. Arrivederci. Saluti a tutti. Grazie veramente di cuore. Arrivederci. Saluti a tutti quanti. Abbandona riunione. Ho con me qui.